E allora siamo nel soggiorno Val di Fassa 2017, Val di Fassa 2017, Climbing European Championship. Siamo nel cuore proprio dell'arena di arrampicata di questa fantastica struttura Adele, e abbiamo due ospiti che sono venuti a trovarci con noi per parlare di arrampicata, per parlare di campionato europeo, ma per parlare soprattutto di montagna. Con noi ci sono Mauro Corona e Simone Moore. Mauro Corona sta guardando la struttura da quando è arrivato, binocolo alla mano. È una struttura speciale questa di Adele, è una struttura che ha un'anima perché ha i colori della Ladigna, è una struttura che ha un cuore perché ha un nome che qui ha un significato forte, si chiama Adele, come Alex, Diego, Erwin e Luca, i nostri quattro carissimi amici che saranno sempre con noi. Il loro cuore batte proprio all'interno di questa struttura. Ho visto che la guardava Mauro Corona con un'aria, non dico sorpresa, però quasi. Come accidenti fanno andare su lì? No, non ho capito la domanda, sinceramente. Dicevo, guardavi la struttura prima e le prese, cioè cercavi le prese. No, io sono abituato da bambino a arrampicare sul verticale, no? Mi pareva già difficile. Qui non c'è più il verticale e non ci sono più neanche appigli. Vedo uno strapiombo enorme con delle prese non più da tenere ma da premere, e questa è un'evoluzione dell'arrampicata molto molto difficile, molto molto ardua. Voglio vedere come arriveranno in cima questi ragazzi, perché io non vedo appigli, vedo delle cose da spingere, da premere. Mi ha incuriosito molto questa idea e penso siano le nuove frontiere dell'arrampicata, non più l'appiglio netto ma qualcosa di tondo, non più da tenere ma da premere, da spingere. È una cosa molto difficile, vedo. Però visto che hai già curiosato anche col binocolo, sei andato a vedere se su queste prese grandi forse c'è un appiglietto piccolo? Ho guardato col binocolo, un alpinista che non va in giro col binocolo, però insomma non ho visto una cosa sicura. Questo mi affascina molto, d'altronde il futuro è lì, il futuro, e non bisogna mai dire che ci sono dei limiti, perché i limiti o i record vanno sempre superati, quindi sono curioso di vedere come faranno a stare su lì. Bene, però io sono sicuro che, come un po' tu nei lontani anni in cui sei arrivato a Erto e hai provato a portare l'arrampicata dal verticale allo strapiombo, forse anche l'arrampicata che Simone si ricorda è nata sulle prime gare artificiali sul verticale, adesso è arrivata fino a qua. Vero Simone? Sì, e mi accorgo di essere vecchio perché le prime due gare che ho fatto erano su roccia. Bardonecchia 85, la prima gara della storia, io ero un pischello di 16 anni e mio papà mi ha dovuto fare il permesso perché non ero maggiorenne per partecipare anche il secondo. Poi sono arrivate le strutture artificiali, Arco è stata ed è ancora oggi regina. Però insomma erano verticali, gli strapiombi erano dei tetti netti. Ricordo anche la struttura del Palavela a Torino, che era di metallo, e quindi sentivi din di din di din, che non erano le coppie, cioè i rinvii all'imbrago, ma erano i moschettoni che sbattevano contro la struttura. E poi via via siamo arrivati fino ad oggi. Sono d'accordo con Mauro, oggi io guardo il mio muro d'arrampicata con orgoglio che a casa, perché sono tutte micro liste, e quindi anche da quello capisco che sono vecchio, perché oggi le liste, quelle poche che vedo, sono messe addirittura sotto, probabilmente servono solo per ristabilimento, e quindi qui bisogna fare un sacco di compressioni e bisogna sapersi muovere in maniera completamente diversa. Oggi parliamo di una disciplina olimpica, quindi sapere che fra pochi anni questa sarà annoverata come o i 100 metri o la maratona o il nuoto, come una disciplina a tutti gli effetti olimpica, beh, è un'evoluzione che l'arrampicata ha fatto in brevissimo tempo, perché dall'85 nasce su roccia, oggi
nel 2017 siamo sicuri che va alle Olimpiadi nel 2020 e quindi a Tokyo, ecco, quindi di strada lasciatemi, ne abbiamo fatta da noi pionieri, uso una parola così, da chi è venuto ovviamente prima di me, che ha permesso poi la nascita delle gare fino ad oggi. E come diceva lui, questa è un'evoluzione e l'evoluzione non si è mai cambiata, siamo evoluti noi come uomini, evolvono gli arrampicatori. E quindi stasera sarà la festa dell'evoluzione arrivata fino ad oggi dell'arrampicata. Non solo, direi, perché questa sera, tra pochi minuti, ci saranno i campioni, i più forti arrampicatori d'Europa, che ci faranno vedere quello che noi, come Mauro, potremmo definire impossibile, ci mostreranno che invece è possibile. Però la cosa bella che in questi giorni stiamo vivendo in Val di Fassa è questa voglia di condividere l'outdoor a 360 gradi, dai sentieri, dal camminare in modo lento, all'outdoor sulle due ruote, all'arrampicata. Oggi gli amici dei gruppi storici alpinistici si sono riuniti e sono stati insieme in montagna. Insomma, Mauro, questo forse è il vero modo di continuare a stare in montagna, da un'evoluzione come questa che è l'arrampicata sportiva, come anche la tradizione, quella più semplice, del mettersi sui propri passi e scoprire quello che è la bellezza dei monti. Ma sì, volevo, mi ha rubato la parola Simone. Io mi chiedo come mai non è ancora una disciplina sportiva, poi torno alla tua domanda. Io vedo le Olimpiadi, vedo il beach volley, il tennis da tavolo, cioè, peraltro sport nobilissimi, per carità, ma è l'arrampicata. Ma io nel 2020 sarà olimpica, ma è sempre troppo tardi per uno sport così efficace e sbalorditivo a vedere, e che non sia ancora entrato nelle Olimpiadi. Ma è veramente una roba strana. Tornando al discorso qui, sì, bisogna coinvolgere gente. Quando vengono i turisti, non puoi lasciarli nell'albergo da soli, perché uno viene qui, non sa dove andare, non sa cosa fare, perché uno che viene da Roma, da Milano, da Torino, viene qui in Val di Fassa, e cosa fai? Allora l'albergatore lo deve portare, e quindi è nata questa idea che gli albergatori prendono il turista invece che lasciarlo andare a Cortina con l'automobile o a Linzo, lo portano a camminare, lo portano a fargli vedere il bosco, lo portano a riconoscere un pino cirmolo, a un fungo, un percorso. Ecco che allora lo istruisci, lo fai partecipare il turista. Non si può più fare questa cosa di il turista viene qui, si mette sotto l'ombrellone, si mette nell'albergo, fa la sauna. Bisogna portarlo a vedere, portarlo a conoscere. E questo è uno dei motivi perché questa valle è all'avanguardia in queste cose. Quasi una scuola, vorresti dire, Mauro, rinsegnargli a camminare, perché effettivamente le persone e mentre camminano non guardano, quindi insegnargli a camminare e a guardare, a scoprire camminando piano. Guardate, io non sono un genio, ma ho molta esperienza di stare al mondo. Sono anni, 30 anni che dico che nelle scuole bisogna mandare, nelle scuole elementari, ma anche nell'asilo, ma nelle scuole elementari, questi ragazzi, mandare le guide alpine, gli artigiani, i contadini, ma anche a Roma, nelle grandi città, mandiamo le guide alpine. Allora costruisci una società di ragazzi e ragazze, no? Che quando vengono qui sono già infarinati di qualcosa, hanno già una preparazione. I nostri bambini ormai non sanno più usare le mani, non sanno più percorrere un sentiero, si perdono dietro casa. Ecco perché io dico sempre che nelle scuole vanno mandate le guide alpine, come insegnanti, i contadini, i boscaioli, gli artigiani a usare le mani. Allora costruisci un ragazzino che quando sarà adulto e verrà in ferie qui in Val di Fassa saprà già qualcosa e si godrà la vita, si godrà la ferie, si godrà il percorso. Mi ricorda un tuo libro che parlavi di un mondo storto o di un mondo che un giorno si spegne e bisogna ricominciare a vivere riscoprendo le radici, riscoprendo la manualità, riscoprendo le cose più autentiche, perché le uova non nascono negli scaffali dei supermercati e il latte non cresce in scatola.
lì così com'è, insomma, bisogna rinsegnare a partire dalla natura, a partire dalla terra, a partire dal mondo vero e andare avanti. Ma certo, ma, perché, ma non per nostalgia. Io lontano da me l'idea di nostalgia di un passato dove si stava meglio. Non è che si stesse meglio, se stavamo, eravamo lì, però perdere il contatto con la natura, io li vedo andare in, non sanno andare in giro per i boschi. Il bosco è roba, cioè noi non è che il bosco si guarda da se stesso, non è che un tramonto si vede, una montagna non è che si, che dice ah quanto sono bella, siamo noi che vediamo un bosco, vediamo la montagna, vediamo un tramonto, vediamo il mare, vediamo l'Himalaya. Quindi noi siamo la montagna, siamo il bosco, siamo la terra, siamo tutto. E quindi un'educazione basilare, anche diciamo essenziale per vedere queste cose. Io vedo troppa gente che va in giro e non guarda, non guarda, devi dirgli guarda lì che bella roba. Ah, però, cioè, educare, ma educare senza presunzione, educare queste persone che vengono dalle città a vedere cosa hanno attorno. Ma io se vengo in un posto così, già sedendomi su una sedia e guardarmi attorno sono gratificato. Ecco, e questo lo insegni da bambino, lo insegni da piccolo, l'educazione nell'infanzia. Ecco perché insisto, perché il papà che lavora a Roma, che lavora a Milano, che lavora a Torino, non è capace di tutto questo, non sa neanche lui. Allora mandiamo chi può insegnare a questi bambini, le guide alpine, gli artigiani, i contadini, i boscaioli, quello che volete. Mauro, sei stato incredibile sempre, io ti ascolto per delle ore, però direi che facciamo un applauso a Mauro e ai nostri due amici, due ospiti che questa sera adesso si godranno insieme a noi la finale del campionato europeo e poi staremo ancora insieme perché la festa continua, anche quando avremo il nuovo campione e la nuova campionessa europea Lead 2017. Grazie a voi e buon spettacolo. And so thank you this 3 minutes for us together with Mario Corona and Simone Moro introducing to the finals of the Climbing European Championship. Ora è tempo per noi di liberare il parterre di gara perché manca veramente poco alla presentazione degli atleti. Sono le 44. E allora siamo stati perfetti, fra un minuto la presentazione degli atleti e poi l'osservazione delle vie di gara e poi inizierà la finale. So 2 minutes and then we have the presentation of the finalists, the observation of the climbing routes and at 9 o'clock punctually we start with the finals. Here in Campitello with the final of the lead discipline for women and men with Rossella and Luca. And, Luca Zardini, ciao. Siamo qui per lato finale questa sera del campionato europeo di arrampicata sportiva Campitello di Fassa, specialità lead, un po' la regina dell'arrampicata sportiva. Avremo la finale maschile, la finale femminile, di seguito che andremo a vedere. Adesso ci sarà l'osservazione dell'itinerario da parte degli atleti. Abbiamo un atleta italiano e un'atleta italiana in finale, Marcello Bombardi per gli uomini e Laura Rogola per le donne. Dunque, grande spettacolo stasera con il top dell'arrampicata europea ma anche mondiale, posso dire. E niente, speriamo che sia un bello spettacolo. Il tempo per fortuna è clemente questa sera, ha piovuto durante il pomeriggio ma al momento solo qualche nuvolone, nessuna goccia di pioggia, l'umidità è relativamente alta, però
foltissimo il pubblico che si è affollato alla base della parete in attesa di questo evento veramente straordinario. Sì, abbiamo visto gli atleti già in azione appunto questa mattina per le semifinali e abbiamo visto i nostri due atleti italiani che insomma hanno dato spettacolo comportandosi davvero bene. Sì, Marcello Bombardi ha fatto una prestazione secondo me eccezionale perché si è classificato per quinto, dunque tra gli otto uomini che si classificavano per la finale è arrivato al quinto posto, mentre Laura Rogora si è classificata per ottava. Però due belle prestazioni a discapito magari di una prestazione un po' deludente tra virgolette di Stefano Ghisolfi, che a mio modo di vedere era uno dei favoriti di questa gara perché ha delle potenzialità enormi, era stato qui ad allenarsi qualche settimana fa, aveva dimostrato di avere veramente un potenziale enorme e a mio vedere era forse il favorito di questa gara. Purtroppo si gareggia in Italia, la pressione è tanta, forse anche su di lui la pressione era veramente tanta, ha scalato un po' contratto, ha fatto qualche piccolo errore, per poco purtroppo si è classificato decimo fuori dai primi otto della finale, però ripeto abbiamo un bravissimo Marcello Bombardi e questa ragazzina del 2000 Laura Rogora per le donne che spero tengano alta la bandiera della nazionale italiana questa sera. Sì, ricordiamo che appunto adesso vedremo i migliori 8 uomini e donne, però per le semifinali erano 28 uomini e 26 donne, perciò c'è stata una bella scrematura. Sì, siamo partiti con le qualificazioni ancora nella giornata di ieri, due vie flash per gli uomini, due vie flash per le donne, da qui le prime 26 atlete, poi dovevano essere 26 uomini ma per il pari merito erano 28. Si sono dati battaglia nella semifinale di questa mattina su due itinerari veramente bellissimi, spettacolari. Qui va anche un plauso ai tracciatori che hanno creato veramente degli itinerari spettacolari, belli, belli da vedere, belli da seguire e che hanno scremato veramente molto bene gli atleti in gara. Per le donne c'è stata forse un po' più di incertezza perché molti atlete hanno raggiunto lo stesso punto, tra questi appunto la nostra Laura Rogora, e sono stati spareggiati in base ai turni precedenti. Abbiamo avuto due top per quanto riguarda la semifinale femminile, però è stato giudicato solamente un top all'Anna Kverhoven, la belga, perché per la Jania Gambet, la slovena, che aveva anche lei con facilità raggiunto il top, gli era scaduto il tempo e dunque gli è stata data una misura inferiore. Sì, as we have seen this morning, there was only one top for the female, for Anya Gambret. As for Anna Kverhoven, it was a problem. He said the officials said that the time was out, so she just climbed to the top, but it wasn't official. Ok, adesso andiamo a vedere i finalisti, avremo una presentazione degli atleti che vedremo questa sera in gara, poi per loro 6 minuti per osservare l'itinerario, si tratta di un itinerario a vista, cioè loro possono solamente vedere l'itinerario per 6 minuti in gruppo e poi lo devono arrampicare, chiaramente gli atleti non possono guardarsi l'un l'altro, dunque gli altri rimarranno in quella zona che è detta di isolamento dove si possono scaldare ma non possono vedere gli altri arrampicatori. Per ultimo partirà chi si è classificato per primo nelle semifinali, in questo caso per gli uomini Romain Desgrange e per le donne abbiamo detto Anna Kverhoven. Sì, questa cosa di poter vedere un pochino prima il tracciato insomma, e poi essere tutti rinchiusi tra virgolette in questa zona dà proprio la parità di partenza a tutti quanti, ossia che nessuno vede l'altro atleta, nessuno parte avvantaggiato perché non si può vedere dove l'altro fa fatica. Sì, sì, è giusto così perché appunto si tratta di una specialità, questa della lead, che si pratica appunto on-site, nel senso che l'arrampicatore deve fare la sua prestazione senza avere nessun suggerimento dall'esterno né dagli atleti che lo precedono e né da suggerimenti appunto esterni, ma tutto questo diciamo rende ancora più difficile quella che è la loro prestazione. Per quanto riguarda le donne andiamo a vedere appunto la presentazione, abbiamo visto la Laura Rogora, l'italiana, e adesso la francese Arc Novelin, e invece per gli uomini ecco qui che è uscito per primo Hannes Puhlmann, uno svedese, e in questo caso Domen Skofic, lo sloveno, che a mio modo di vedere uno dei favoriti di questa gara, anche se in semifinale non ha arrampicato molto bene, anzi è stato anche lui un po' contratto, ha fatto qualche piccolo errore, però a differenza del nostro Stefano Ghisolfi è riuscito a fare quelle due prese in più che gli hanno permesso di essere in finale questa sera. Sì, qui intanto la presentazione sta andando avanti. Katrina Posch, sempre Austria.
per la Svizzera Sascha Lehmann, un atleta molto giovane, anche lui una sorpresa di questa finale. Abbiamo avuto un po' di sorprese in questa finale perché ci sono state un po' un rimescolamento delle classifiche, con lo svedese Puman, appunto lo stesso Sascha Lehmann, lo svizzero, e il nostro Marcello Bombardi, che sono state un po' le sorprese della semifinale. Sono rimasti fuori anche atleti importanti come Jörg Verhoeven, uno che ha disputato le gare da tantissimi anni, che erano un po' pagri per la vittoria finale, e purtroppo, come abbiamo detto, il nostro Stefano Ghisolfi. Sì, è stata una semifinale abbastanza particolare. Diciamo che anche probabilmente le condizioni meteo, la stanchezza magari anche di ieri, l'atmosfera in generale, lo stress, la pressione hanno giocato sicuramente un ruolo importante per tutti. Sì, questo è sempre un fattore che va tenuto in considerazione quando si è in gara, soprattutto a questo livello, quando si ha anche molta pressione per gli atleti italiani che gareggiavano in gara in Italia in questo caso. Dunque la pressione magari aumenta, si vuol far bene, però purtroppo non sempre le cose vanno come si vorrebbe. Anche stamattina c'è stato un tempo, un clima abbastanza accettabile perché c'era il sole, non ci sono state grandi variazioni da quel punto di vista. Questa sera forse il clima influirà un pochettino di più per chi partirà per primo rispetto all'ultimo, perché ci sarà quasi 2 ore di differenza tra il primo che partirà e l'ultimo, appunto. Probabilmente l'umidità andrà un po' crescendo con la notte, ma insomma vedremo come andrà la gara. Mina Markovic della Slovenia, lei è la campionessa europea in carica della specialità, abbastanza tesa, mentre per gli uomini il campione europeo in carica è Ramon Julien Puyblanque, detto anche Ramonet, che è stato eliminato però ieri nelle fasi di qualificazione. Vediamo qui Jakob Schubert in compagnia dell'atleta francese. Sì, anche. Ed ecco Jania Gambret, che secondo me è la favorita per quanto riguarda la categoria femminile, è veramente un fenomeno dell'arrampicata mondiale, delle potenzialità enormi, giovanissima, che oggi è stata fermata solamente dal tempo, perché appunto gli è scaduto il tempo a 3/4 di via, e l'unico top reale poi è stato giudicato all'atleta belga Anak Verhoeven. Okay, here's the presentation of the final climbers of the lead discipline, 8 men and 8 women, for this evening, for this incredible route. And here are the Mondra. Sì, fenomeno dell'arrampicata mondiale, tutti qui, la maggior parte del pubblico che qui stasera sicuramente sarà qui per vedere Ada Mondra in azione, un fenomeno vero e proprio, colui che ha stravolto letteralmente quelle che sono le regole dell'arrampicata sportiva a livello mondiale nell'ultimo decennio, perché ha veramente fatto cose incredibili, soprattutto sulla roccia. Però non è uno che pratica tutte le competizioni, ma quando si presenta solitamente diciamo o vince o ci va vicino, perché è il campione del mondo in carica, avendo vinto il titolo a Parigi lo scorso anno. Sì, lascia il segno, quando arriva lascia il segno, sì. Un po' come Zorro. Lo chiameremo il Zorro dell'arrampicata. Ah sì. E qui l'atleta francese di Chamonix, che forse è il più anziano della categoria, anno 1982, rispetto agli altri che viaggiano tutti intorno all'anno tra il 92, il 94 e il 95. Sì, come dicevamo prima e anche ieri, l'età è davvero bassa. Ci si aggira attorno ai 17 anni come età media per le donne, per gli uomini forse qualcosina in più, ma attorno ai 20 anni massimo. Sì, veramente l'età media è bassissima perché sono tutti molto giovani, tra l'altro molti di questi arrampicatori praticano ancora le competizioni a livello giovanile, però ormai riescono a primeggiare anche nelle categorie senior, proprio perché il rapporto peso-potenza, la loro leggerezza, la loro fluidità, che è data anche proprio da magari una conformazione fisica un po' più esile rispetto agli altri, gli permette di fare delle prestazioni veramente di altissimo livello. Sì, il fatto che siano giovani è davvero una cosa importante, sia proprio per la loro carriera, sia per il fatto che possono fare queste competizioni a livello giovanile, come dicevi tu, e sia in altre competizioni confrontarsi con atleti più maturi, perciò hanno diciamo un ponte tra quello che è il mondo giovanile e quello che è il mondo esatto. Non più professionale, però
ma sicuramente più maturo, di un livello sicuramente più alto rispetto a livello giovanile. Per quanto riguarda gli uomini, la via sarà quella con gli appigli, le prese completamente gialle, che sarà sulla destra del muro del campitello climbing, mentre le donne si daranno battaglia su una via con le prese rosse sulla sinistra. Parlando con Adam Pusselnik, che è il tracciatore di questa gara, il tracciatore internazionale, mi diceva che per le donne ha preparato un solido e un severo 8B+, mentre per gli uomini una via che si aggira intorno all'8C e 8C+. È rimasto un po' sorpreso dal fatto che nessuno degli atleti in semifinale sia riuscito a raggiungere il top per quanto riguarda gli uomini. Lui si aspettava qualche top in più e dunque ha dovuto fare qualche piccola correzione per la finale e cercare di fare in modo che questa finale sì, sia severa per gli atleti, sia impegnativa, ma poi bisogna anche pensare che il tracciatore deve rendere la cosa anche spettacolare per il pubblico, far scremare gli atleti lungo tutto il percorso e cercare di rendere la cosa più omogenea e più fluida possibile. Non è facile, perché creare una via di questo livello e azzeccare un po' tra tutte queste componenti non è mai semplice, ci vuole anche un pizzico di fortuna poi alla fine, però lui pensa che qualcuno veramente questa sera possa raggiungere il fatidico top. Sì, i gradi di difficoltà sono all'incirca quelli che c'erano per le semifinali, se non sbaglio. Più o meno sì, mi ha detto che quella delle donne è un attimino più difficile, perché ha notato anche lui, come abbiamo notato noi, Rossella, che ci sono due atlete che hanno un certo margine rispetto alle altre, che sono la Jania Gamblet e Anak Beroven, che hanno un certo margine rispetto alle altre atlete, e lui mi spiegava che era un po' difficile creare una via che potesse accontentare un po' il livello di tutte tutti gli atleti in gara, ecco. Dunque lui ha detto che ha un po' alzato il livello di quella che è la via femminile, cercando di renderla comunque omogenea, mentre per gli uomini si aspettava appunto qualche top in più e allora ha cercato di ammorbidirla un attimino. Sì, poi comunque vedremo come la interpreteranno gli atleti. Essendo i migliori 8, può essere che la interpretino in modi molto simili, perché quello è il modo corretto di interpretarla, il modo migliore. Sì, solitamente queste vie non permettono di avere più interpretazioni, nel senso sono molto obbligate per quanto riguarda la posizione degli appigli, sia per gli appoggi per i piedi che per gli appigli per le mani. Si può interpretare la tattica di gara, cioè c'è chi l'affronta con una maggiore velocità, magari trovando poi dei punti di decontrazione dove fermarsi e riposare, e chi magari ha un ritmo un po' più lento e cerca di essere un po' più accorto su ogni tipo di movimento, cercando di commettere meno errori possibili. Solitamente Adam Ondra è uno che arrampica molto velocemente e nella visualizzazione della via sa già i punti in cui deve fermarsi, decontrare, riposare, e magari c'è un atleta come mi viene in mente Domen Skopić, che ha un'arrampicata un po' più lenta e che magari lungo l'itinerario poi riesce a comprendere dove fermarsi e dove posizionarsi. Sì, abbiamo avuto la conferma di questo studio accurato da parte di Adam Ondra anche durante le semifinali oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio insomma, quando aveva questa ginocchiera, perché aveva visto un punto dove poteva incastrarsi per bene. Sì, questa è stata la prima volta che in gara ho visto una cosa del genere, con Adam Ondra che si è presentato con una ginocchiera sul ginocchio destro, tutto regolare sicuramente, però lui appunto facendo l'osservazione della via aveva notato che poteva fare questo incastro di ginocchio, cioè questa compressione tra la punta del piede e il ginocchio appunto su un volume, in modo da decontrarre maggiormente gli arti superiori e recuperare di più. Vedremo se anche questa sera avrà questa intuizione, se vedrà un punto dove potrà usarla o meno. Sì, intanto vediamo le atlete e gli atleti che stanno studiando il percorso. Alcuni di loro hanno il binocolo proprio per essere il più precise possibile sui tipi di movimenti da fare, su quanto una presa sembra essere buona o come prenderla nella maniera giusta. Esatto, hai detto bene Rossella, perché anch'io quando gareggiavo quello dell'uso del binocolo è una cosa molto importante, perché soprattutto gli appigli più in alto col binocolo appunto si riesce a vedere dov'è il punto esatto dove si deve fare la prensione con la mano, perché rispetto agli anni scorsi adesso è molto cambiata la tracciatura delle vie, non abbiamo più dei singoli appigli per ogni mano, ma abbiamo dei grossi volumi che vanno lavorati tantissimo, cioè non si ha un punto preciso su cui prendere l'appiglio, ma lo si deve lavorare e cercare il punto giusto dove fare la prensione. Anche il tipo di scalata è molto cambiato, molte compressioni, molti dinamici, molti lavori con le ginocchia, con i talloni, le punte dei piedi, ed è una scalata che è molto spettacolare da vedere, che richiama più il bouldering rispetto a un tempo, ecco.
Sì, è molto bello da vedere, tra l'altro, anche questa solidarietà, tra virgolette, che c'è tra gli atleti, ossia parlano tra di loro, si scambiano informazioni, perché comunque è una gara, però alla fine la gara penso che sia più tra se stessi e la via da affrontare. Ognuno dà il meglio di sé durante la propria salita, non pensa agli altri, pensa a se stesso, e comunque a questo livello le capacità di ognuno giocano un ruolo essenziale, perciò dare informazioni sbagliate agli altri oppure essere tra virgolette egoisti, non parlare con gli altri, può essere un limite. Brava, sì, questa è proprio una cosa giustissima, perché c'è qualcun atleta che preferisce guardare la via da solo, non dare informazioni, ma anche per un fatto personale di concentrazione, di osservazione della via. Però quasi sempre c'è solidarietà, si cerca di dare dei consigli, si cerca di vedere il modo migliore per interpretare l'itinerario, e poi appunto la sfida non è mai contro l'altro arrampicatore, che magari poi sono tutti amici, ci si ritrova anche a scalare insieme, ad allenarsi insieme, ma è proprio sei te stesso contro la via, contro le difficoltà che il tracciatore ti ha proposto, e la sfida è quella comunque di arrivare in cima e magari difficilmente, ecco, si è contenti, ma si gioisce anche del fatto che magari un altro atleta riesca ad arrivare in cima dove tu hai fallito. Sì, è uno sport, proprio una scuola di vita possiamo definirla, perché a differenza di altri sport mi viene in mente come per esempio lo sci, dove per esperienza so che molti atleti si isolano proprio dal resto degli atleti che ci sono in partenza, o per esempio lo snowboard, anche quello per esperienza so che meno informazioni si danno meglio è. Qui invece c'è proprio cooperazione tra gli atleti e penso che sia una cosa davvero molto molto bella da vedere. Sì, molto bella anche per gli atleti giovani che imparano questo, imparano comunque a condividere, no? Quello che sono le difficoltà qui dello sport e quello che l'arrampicata ti propone. Questo è sicuramente molto bello, è sempre stato così fin dai miei tempi, che ci creava anche magari una sorta di team, no? Noi eravamo più affattati con gli atleti spagnoli, forse perché entrambi latini, no? Venivano da una scuola latina, e poi c'erano magari la scuola austriaca e quella tedesca, che per la lingua magari si trovavano maggiormente a loro agio, e si creavano questi team che insieme osservavamo la via, e poi si era comunque felici di chi riusciva a fare bene, riusciva a completare l'itinerario. Sì, perché anche andando per andare a arrampicare e andando a arrampicare si formano i gruppi, in quanto è uno sport sì singolo, però comunque c'è qualcuno che ti fa da sicura sotto, una persona di cui ti devi fidare, una persona che non può essere sempre differente, perché molte volte questo incide anche proprio sulla mente di chi arrampica, perché fidarsi, potersi muovere senza pensare che la persona che ti sta assicurando forse non ti sta assicurando bene, blocca, insomma, anche nei lanci soprattutto. Sì, sì, questo succede anche magari nell'arrampicata su roccia, che in base anche a chi ti assicura ti dà una certa motivazione, una certa tranquillità e la voglia di dare tutto. Succede molto spesso che si creano proprio delle coppie più affiatate, e così succede anche poi in gara, appunto, come abbiamo visto, scambiandosi informazioni. Questa cosa dell'affiatamento mi viene in mente soprattutto riguardo proprio questi team che sono presenti questi giorni, come per esempio la nazionale slovena, che è una nazionale tutta fortissima, sì. E ognuno di loro supporta l'altro, sono proprio un gruppo affiatato, e questo incide anche proprio sulle capacità degli atleti, perché si spingono l'uno con l'altro a dare del loro meglio. Adesso entriamo subito in gara con la nostra Lauretta Rogola, questa ragazzina del 2001 che è stata veramente fortissima questa mattina, perché è riuscita a sfoggiare una prestazione veramente di altissimo livello. È una ragazzina abbastanza minuta ancora, in via di formazione, con molto esile, come potete vedere, dimostra anche forse meno di quelli che sono i suoi 16 anni, però una grinta, una determinazione, una concentrazione veramente da pochi, che le ha permesso di arrivare a questi livelli. So here the final has begun. The first female is on the route and it's the Italian Laura Rogola. Forza Laura, facciamo il tifo per lei. Abbiamo lei nella categoria femminile, Marcello Bombardi in quella maschile, saranno loro a tenere alti i colori dell'Italia questa sera. Laura è veramente minuta, ha anche delle mani molto piccole, riesce a fare dei cambi mano su degli appigli che veramente per gli altri risultano incredibili. Ha una scioltezza, una determinazione incredibile. Qui vediamo già una dimostrazione, sì, della sua bravura, nonostante sia abbastanza, come dicevi tu, minuta. Sì, diciamo che la sua conformazione fisica l'aiuta per quanto riguarda la resistenza e i passaggi di forza, perché con molto esile, molto leggera, e riesce a farli anche agevolmente. Il suo grosso problema sono la distanza tra gli appigli, perché è molto piccola
si deve allungare sempre tantissimo, deve bloccare bassissima per arrivare agli appigli, ma quando ce la fa, quando ha un appiglio in mano, difficilmente la stacchi dalla parete. Sì, vediamo che si sta proprio arrampicando come un piccolo ragnetto. Sì. È molto posata, diciamo, delicata nei suoi movimenti, sta cercando probabilmente di conservare l'energia, di muovere anche, di muoversi il meno possibile e fare proprio i movimenti più essenziali. Bello, bello vedere, entusiasmante vedere veramente una ragazzina così misurarsi a questo livello, con delle prestazioni. È un po' thrilling la sua scalata, perché arriva sempre un po' al limite, agli appigli, tante volte le partono i piedi, ma lei rimane appesa, non si sa come, ma rimane attaccata alla parete e continua. Forza Laura, dai. Sì, diciamo che lei è proprio proprio al limite. Probabilmente il tracciatore non ha tenuto conto di anche di questa, sì, piccola tracciatore, scalatrice. Tra l'altro deve tener conto di questo, però non si può basare, ecco, sull'altezza di Laura, che è la più piccolina in gara, perché poi le cose diventerebbero troppo facili per le altre. Deve comunque basarsi sulle atlete più forti, cercare di creare un tracciato omogeneo un po' per tutti. È chiaro che per Laura è un po' più difficile arrivare agli appigli, ma ripeto, ha un coraggio, una forza, una determinazione veramente incredibile. Adesso grosso svaso per la mano destra, vedete, qui è importantissimo incastrarsi bene con il tallone, eccolo fa, e questo ti permette di scaricare tantissimo peso, di stare aderente alla parete, nonostante in mano abbia pochissimo, vedete, abbraccia praticamente con tutte le braccia questo volume, e dovrà andare a prendere un altro grosso svaso con la mano destra. Sarà importantissimo riuscire a stare incastrati con i piedi e con le gambe. Vediamo un attimo in difficoltà qui. Adesso ancora tallonaggio importantissimo, soprattutto di sinistra, eccolo qua. E ancora, dai. Qui è proprio una sezione molto molto fisica, perché gli appigli sono distanti, enormi, grossi. E qui sarà andare qui e poi tallonare subito dove ha la mano destra, lì lei deve tallonare, andare su col tallone e poi andare a prendere il volume ancora più alto. Sono una serie di tallonaggi estremi. Grande, grandissimo. Secondo me ha il grip di una lucertola comunque, perché è incredibile. Grande Laura, dai. Qui deve incastrare anche il ginocchio, perfetto. Perfetto, lei riesce a incastrarsi qui, adesso ha scaricato completamente il braccio sinistro, è completamente scarico, perché si lo tiene in equilibrio, ma la forza lo fa tutto all'incastro di ginocchio. Si sta usando anche la punta del piede sinistro, che appena... Però qui ce l'ha dura adesso, qui la vedo in difficoltà, sì, è bravissima. Per lei era veramente estrema questa sezione qui, perché è una serie di volumi enormi in cui l'altezza dell'atleta fa la differenza. Ha lottato come sempre lei sa fare, però la sua altezza qui l'ha limitato notevolmente. Vedremo le altre atlete di statura un pochino differente come combatteranno contro questo percorso praticamente, perché fino a dove era arrivata Laura sembra che, insomma, la statura non sia un grande problema, anzi essere piccolini poteva essere un problema. Dove però lei poi si è incastrata, diciamo che aveva la giusta misura. Vedremo le altre come faranno. Sì. Però mi piace questo sguardo rilassato di Lauretta, tranquilla, non ha fatto neanche tanta fatica, proprio non ci arrivava. È veramente veramente bello. Qui bellissima la partenza degli uomini, è stato vedere che si dovranno alzare con entrambi i piedi su questi due grandi volumi, non avranno niente per le mani, è un passaggio da bouldering proprio, eccolo qua, su con entrambi i piedi, poco per le mani, equilibrio puro e poi via. Questo sarà l'atleta svedese Hanne Spuma, un po' una sorpresa della finale, penso sia una delle poche finali che lui è riuscito a disputare a questo livello. E anche qui una serie di prese molto piatte, svase, anche qui l'umidità, l'aderenza farà un po' da padrone questa sera. Vedremo un po' come si districheranno con gli atleti. Here's the first male, first climber of the male final on the route. Is from Sweden, is kind of surprised to see him on the final, but for sure will be a total amazing show. And the beginning of the route is kind of boulder passage, but now we can see that also balance and strength play an important role as always.
Anche qui grandi svasi, grandi prese grosse, con poca pressione per le mani, fondamentale posizionarsi bene col corpo, tallonaggi e ganci di punta, ormai l'arrampicata moderna è questa, riuscire a veramente con tutto il corpo ad avvolgere queste grandi prese, a cercare di fare compressione con il corpo in modo da stare più aderenti possibile alla parete, perché vedendo le immagini qui dalla TV, dallo streaming, appiattisce un po', ma la struttura è veramente molto molto strapiombante, va dai 45 gradi in giù, dunque si arriverà poi ad un tratto che sarà completamente orizzontale. Ecco, questa inquadratura aveva fatto ben vedere come la parete strapiombi. E come bello sia vedere anche queste prese gialle che ti fanno intuire subito, anche chi non mastica così tutti i giorni dell'arrampicata, qual è l'itinerario che gli atleti devono. Ecco, bellissima questa inquadratura, ci fa capire quanto strapiombi il muro e come andando più in su strapiomba sempre di più, arrivando fino a delle parti completamente orizzontali. Sì, questa struttura ha davvero tantissime parti in strapiombo, tante parti completamente orizzontali, ovvero questi piccoli tetti che sono davvero difficili da affrontare, anche se ci sono delle prese molto buone, come si dice, insomma, dei maniglioni, comunque si arriva anche a un certo... con una certa stanchezza, insomma, nelle braccia, per tutti, sia per i neofiti che le prime volte che devono affrontare, insomma, questi strapiombi fanno fatica, sia per gli esperti. Belli questi movimenti fatti dallo svedese, che sta scalando secondo me veramente molto bene, ha arrampicato benissimo, vedete che prese abbiamo qui, dei grossi volumi, come gli agganci di punta ormai siano fondamentali, addirittura lui riesce a recontrare in questa posizione incredibile. E sono un tratto quasi orizzontale, dunque sono un tetto, guardate che cosa spettacolare, bellissimo da vedere, perché queste prese qui fanno la differenza veramente. Sta scalando molto bene l'atleta svedese, non ha praticamente sbagliato niente fino ad ora, certo la fatica comincerà adesso a farsi sentire salendo in alto, però sta scalando alla grande, bravissimo. Sì, stiamo vedendo che le prese sono un alternarsi di svasi, questi enormi spuntoni che escono ma che non sono assolutamente buoni, e piccolissime prese che richiedono forza nelle dita, sì. Resistenza. Tante volte su questi grossi volumi vengono avvitate delle piccole prese, no? Per dare un po' più di consistenza alla presa. Vedete dove tallona adesso lo svedese, qui c'è una piccola presa avvitata e lui adesso si dovrà tenere con i piedi arpionati a queste prese, proseguire verso destra e poi cercare di fare l'ultima parte della via, quasi a tre quarti di via adesso. Vedete queste piccole prese avvitate, però è stato molto bravo, sta combattendo bene, si aggancia un po' dappertutto e devo dire che sta facendo una prestazione che mi sta stupendo, perché è veramente molto alto già, bravissimo. Sì, alta compressione. Qui volendo si potrebbe anche fare un incastro di ginocchio così ad occhio, penso che Adam da sotto l'avrà sicuramente visto, non mi stupirei di vederlo uscire di nuovo con una ginocchiera, perché qui volendo probabilmente ci si può incastrare in qualche maniera, vedo che si potrebbe fare un incastro di ginocchio. Sì, lo svedese sta facendo comunque una performance incredibile. Eccezionale, sì, ha scalato alla grande veramente, ha sempre agganciato bene. Devo dire che è molto molto alto, bravissimo, mi lascia così stupito, anche perché poi gli atleti potenzialmente più forti devono ancora arrampicare, che saranno poi gli ultimi che vedremo in gara, e hanno raggiunto già un'altezza veramente notevole, non vorrei che magari poi la via si presentasse un po' troppo semplice tra virgolette. Vediamo adesso fare, bravissimo bravissimo l'atleta svedese, grandissima prestazione, grande scalata veramente, bravo. Si stava uscendo dalla parte più strapiombante, stava ritornando nella parte un pochino più tendente al verticale, diciamo, sì, così. Sì. Verticale è un'altra cosa, però tendente al verticale. Sì, non ne aveva più, però ha lottato, veramente scalato benissimo, gli agganci dove andavano fatti, i tallinaggi dove andavano fatti, mi viene il sospetto che l'unica cosa che non abbia, cioè abbia saltato quell'incastro di ginocchio, che così ad occhio forse si può fare, ma vedendo probabilmente l'appoggio per il piede è troppo in basso e sicuramente il tracciatore questo l'avrà notato e avrà impedito che questo incastro di ginocchio si potesse fare.
Sì, vedremo i prossimi atleti come affronteranno tutto il percorso, vedremo anche, come dicevi tu, se questo, questo tiro che è stato elaborato per la finale è troppo semplice, sì, ovvero che porterà tutti gli atleti quasi al top, oppure se l'atleta svedese, esatto, è stato davvero un outsider. Sì, sì. Sì. Adesso abbiamo già l'atleta, mentre vediamo il replay dell'atleta svedese su questa parte, vedete quei grossi volumi, grosso lancio qui. Abbiamo la seconda atleta in gara per quanto riguarda la categoria femminile, abbiamo la francese Noveline Arc, che si è classificata settima questa mattina nella, nella semifinale femminile. Sì, intanto il pubblico sta diventando davvero molto, sì, molto numeroso. Sì, bella cornice di pubblico, bellissimo veramente lo spettacolo che ci sta proponendo il Val di Fassa Climbing questa sera. Hanno lavorato tantissimo da Clemente per realizzare questo evento, si meritano questa cornice di pubblico, si meritano veramente che tutto, tutto il bene, insomma, per il lavoro che hanno fatto e anche il ricordo, insomma, di questa struttura che è stata dedicata ai loro amici scomparsi anni addietro, purtroppo in un tragico evento di una valanga. Qui intanto vediamo, ecco, un particolare del piede e di uno di questi appoggi che viene fissato sul volume. Sì, adesso questi volumi sono messi sulla parete solitamente per spezzare un po' quella che è, come posso dire, la monotonia della parete verticale, no? Che magari propone lo stesso stile di scalata dall'inizio alla fine per quanto riguarda la pendenza. Dunque questi volumi creano un po' una variazione di pendenza, si riesce anche a giocare molto con queste piccole prese abitate che magari non si potrebbero mettere se questi volumi non ci fossero, e diventano poi anche degli appoggi abbastanza buoni da sfruttare con i piedi, come, come hai fatto notare tu. Sì, anche con le mani diventano un pochino più utilizzabili, sì, diciamo, perché gli atlete possono pinzarli invece che semplicemente metterci le dita sopra sperando che tengano, esatto, insomma. Esatto. Comunque ho notato che anche questa atleta qui nella prima parte del, del tiro ha fatto davvero parecchi lanci, sembra quasi che il tracciatore abbia proprio voluto inserire questa serie di lanci per spezzare un po' il ritmo già in partenza, sì, insomma. Sì. Adesso arriva poi quella sezione in cui la nostra Laura ha avuto un bel po' di difficoltà, dovute principalmente alla sua struttura, ecco, così esile, così minuta. Ritengo che le atlete più forti, anche un po' più formate dal punto di vista fisico, non avranno, ecco, quelle difficoltà che ha avuto Laura, purtroppo. E dunque ci mostreranno anche quello che sarà poi la parte superiore della via, che è molto spettacolare, propone una serie di volumi rossi dall'inizio alla fine, ecco, e vedremo cosa, cosa succederà. Eccola qui che rinvia. Anche lei ha fatto una specie di incastro col ginocchio qui utilizzando questa, sì, gigante orecchia rossa per praticamente sederci sopra. Sì, è importante sfruttare questi volumi totalmente con tutte le parti del corpo, con le gambe, con le braccia, perché come abbiamo precedentemente detto sono appigli molto grossi ma che danno poca pressione per le mani, perché sono molto molto rotondi, svasi, e si riescono a tenere solamente, ecco, se si rimane agganciati con i talloni, con tutta la parte del corpo. Questa caduta, sì, è terminata. Va a valorizzare un po' di più quella che è stata anche la prestazione di Laura, che è salita un paio di volumi in più. Sì, vediamo che anche lei ha dovuto lanciare nonostante sia un pochino più alta, sì, di Laura. Vedremo appunto quanto giocherà, qualche ruolo giocherà l'altezza, insomma. Sì, lei ha perso quel tallonaggio che le permetteva di rimanere agganciata alla parete, se vai a perdere quel tallonaggio lì mentre lanci, purtroppo poi la paghi. Sì, anche comunque quando scendono queste atlete sono serene perché sanno che hanno cercato di dare del proprio, sì, meglio. Sì, sì. E adesso in gara maschile Domens Kofić, a mio modo di vedere uno dei favoriti di questa gara, non si è ben comportato in semifinale, non ha scalato molto bene, l'ho visto molto contratto, compiere molti errori che solitamente lui non fa. Una scalata un po' più lenta rispetto agli altri, molto curata nei dettagli, soprattutto nei tallonaggi che usa moltissimo, e penso che questa via per lui possa essere congeniale, perché presenta appunto molti agganci, molti tallonaggi, e lui è molto molto bravo a fare questo. Se vedremo la sua interpretazione,
più che l'interpretazione, l'eleganza con cui arrampica, perché come dicevamo prima c'è poco spazio per le libere interpretazioni in questi tracciati, però comunque è sempre bello vedere ogni atleta come decide di arrampicare, la tecnica che utilizza, i movimenti, perché ci sono atleti che sono più adepti al boulder, perciò utilizzano più la forza, fanno più magari in qualche parte strattonando, invece ci sono atleti che sembra che ballino mentre salgono, facendo quasi zero fatica. Sì, una sorta di danza in verticale, no? Possiamo vedere ogni tanto. Il Doma è uno di quelli che scala molto preciso, molto, molto posato, diciamo, rispetto agli altri. Ed è uno stile di scalata che a me piace molto, tra l'altro. È sempre molto bravo ad agganciarsi con i talloni, gli agganci di punta, e ripeto, questa via secondo me può essere molto adatta a lui. Vediamo intanto che, ecco, dovrà accoppiare qui sul volume, anche se ci sono queste due presine più piccole, e lanciare poi alla presa successiva, che sembra buona, in realtà non lo è. Loro fanno sempre sembrare le cose molto più semplici di quelle che sono. Sì, per quanto, quando parliamo di Dome Scofic e Jakob Schubert, che vedremo più tardi, dobbiamo ricordare che loro non sono al top della forma, perché hanno disputato l'intera stagione di Coppa del Mondo Bouldering, che si è svolta questa primavera, in varie località, tra cui Canada, Cina, sono andati a Vail in Colorado, poi sono stati addirittura a Mumbai in India, e dunque hanno viaggiato molto e soprattutto hanno cercato di svolgere una preparazione specifica per il bouldering. Questa sicuramente è una preparazione che torna buona, ottima, perché ormai le vie di difficoltà presentano molti passi di bouldering, però c'è la componente lattacida, della resistenza, della lotta contro l'acido lattico, che questi atleti devono curare poi in una seconda fase e che loro non sono ancora riusciti a fare. Lo faranno poi nel corso della stagione, diverranno anche più fluidi nella loro scalata, perché il bouldering irrigidisce un po' la propria scalata, e dunque questi due atleti, che sono il top dell'arrampicata mondiale, non sono al massimo della forma, ecco. Però nonostante questo sono qui a giocarsi il titolo di campione d'Europa. Sì, vediamo anche adesso che ha fatto un pochino più fatica rispetto all'atleta svedese a passare questa parte, insomma, arrivare al rinvio. Sono un po' interdetta tra il fatto che o stava studiando i passaggi seguenti oppure si stava riposando, perché appunto, come dicevi tu, non è al top della forma. Sì, l'atleta svedese ha veramente arrampicato con una fluidità eccezionale, ma non ha sbagliato niente. Domen, come ho detto, una scalata più controllata, cerca di controllare il tutto, e magari è un po' più rigida, ecco, la sua scalata sembra fare un po' più fatica. Vedremo un po' se ci smentirà o se l'atleta svedese ha fatto veramente una prestazione al top. Intanto continua la serie di tallonaggi ovunque. Sì, ci sono delle piccole prese avvitate su questi volumi, vedete lui ne arco addirittura una, e che permettono di scaricare, di tallonare con tutto il corpo. Ecco qui un altro incastro di ginocchio per andare a prendere la presa successiva. Dobbiamo tenere in considerazione che hanno 6 minuti per fare la via, sia gli uomini che le donne. Domen, con questa arrampicata un po' più lenta, deve stare un po' attento a questo fattore, perché abbiamo visto che anche questa mattina la sua fidanzata, tra l'altro la slovena Janja Gambret, non gli è stato assegnato un top proprio perché gli era scaduto il tempo a tre quarti di percorso. Bisogna stare attenti, bisogna arrampicare abbastanza rapidi, anche se, diciamo, la via non ti permette di fermarti molto, però vedete che Domen cerca un po' di curare la scalata, le soluzioni migliori, e questo gli porta via un po' di tempo. Si sta riposando davvero molto, in tutti i modi possibili, insomma. Sì, sta sfruttando bene questi agganci, questi tallonaggi. Secondo me, se riesce a venire fuori da questa sezione qui del tetto e andare al prossimo volume, qui voglio vedere, ecco, deve andare a incrociare di destro e poi andare a prendere il volume. Secondo me, se va al prossimo volume dopo, può dare spettacolo lui. Sì, anche l'atleta svedese aveva fatto un po' di fatica qui e poi aveva preso di nuovo un bel ritmo. Sì,
Vediamo che qui il castro del ginocchio che citavo in effetti non è possibile perché l'appoggio per il piede sinistro è messo troppo in basso, dunque non si riesce ad incastrarsi. Forse l'unico sarà Adamonda che ha delle leve molto lunghe. Lui adesso deve, Domen deve accelerare, però deve accelerare la sua azione perché sennò il tempo gli scade. Però lo vedo un po' in difficoltà su questa sezione. L'atleta svedese qui era andato via molto più fluido e ho paura che per lui sia dura uscire da qua. Lo vedo un po' in difficoltà. Alle Dome. Via con un grosso lancio. Sta veramente combattendo anche lui, bravissimo. C'è il pallone sinistro che gli permette di stare su e niente, qui è posizionato bene adesso, la sequenza giusta, mentre lo svedese era posizionato al contrario, diciamo. Lui qua adesso su queste piccole liste, vedete che sta accelerando la sua azione perché gli sta scadendo il tempo. Ah, questa accelerata, vedete, un po' di disappunto a lui perché poteva, ne aveva ancora, ma il fatto di dover accelerare, dover scalare velocemente ti deconcentra, non ti permette di controllare più la tua azione. E questo ad Omen gli è costato veramente caro questa sera, nonostante al momento sia primo, però i più forti devono ancora venire. Sì, qui intanto vediamo il replay, cercava un pochino anche di appoggiarsi al volume, di utilizzarlo come un intermedio poi per salire ancora e prendere l'appello superiore, e purtroppo non ci è riuscito, è caduto, anche perché uscendo da un tetto del genere già si è provati. Sì. Cercare di utilizzare un volume piatto come intermedio è... è ancora più dura. Sì. Però penso che probabilmente a lui addirittura gli verrà tolta qualche presa perché penso gli sia proprio scaduto il tempo. 6 minuti sono veramente pochi. E non so se andrà in prima posizione, tutto da vedere, perché secondo me gli verrà tolto qualche appiglio purtroppo. Torniamo alla categoria femminile con l'austriaca Katrina Posch. Abbiamo visto la nostra Laura Rogora che... in testa per il momento, siede sul trono del vincitore e attende così le altre atlete a vedere un po' quello che succede. Vedremo un pochino come l'austriaca progredirà durante la salita, avendo anche un pochino più esperienza delle altre due ragazze. Sta salendo intanto tranquilla, una cosa che l'ha contraddistinta anche durante le semifinali, che diciamo la sua arrampicata è stata piuttosto efficace. Sì, un'altra ragazza che arrampica molto precisa, molto curata nella sua scalata, un po' lenta anche lei, però appunto queste atleti devono anche cercare di, già in allenamento, di cercare di velocizzare il più possibile la loro azione, perché il limite di tempo di 6 minuti è veramente poco per queste vie che presentano, vanno dai 45 ai 50 movimenti per arrivare al top, e dunque la propria scalata deve essere un po' stravolta per chi è abituato a arrampicare così lentamente, e cercare di prendere un buon ritmo fin dall'inizio e via andare. Al momento lei non ha fatto ancora nessun lancio a differenza delle altre due atlete, e questa cosa comunque permette anche di conservare un pochino più l'energia, di poterle dosare durante tutta la prova, perché ovviamente un lancio richiede una forza esplosiva invece che una forza di tipo come la resistenza. Ovviamente queste atlete, essendo più piccoline, hanno un altro tipo di arrampicata e sanno dove devono lanciare, dove invece ci sono altre soluzioni. Lei è un'arrampicata un po', ripeto, un po' più statica rispetto alle altre. Questa è stata fatta anche abbastanza alta, dunque lei cerca sempre di controllare il movimento e ricercare sempre l'appoggio per il piede. Però come hai ben detto, tante volte si deve lanciare, si deve un po' azzardare e sperare insomma di cogliere l'appiglio, questi grandi appigli nel punto giusto e di andare avanti. Vediamo infatti che lei tassa anche la presa un pochino alla volta, proprio perché preferisce progredire a scatti invece che andare lentamente. Cerca di tastare la presa proprio perché così può trovare la posizione migliore per tra virgolette rilassarsi un pochino, per riprendersi, per riconcentrarsi e per studiare i prossimi passaggi. Sì, lei è una delle atlete della finale con più esperienza, comunque dell'anno 1994, ha già fatto tutta la trafila delle categorie giovanili, ha già partecipato al Rockmaster di Arco più volte.
dunque ha l'esperienza per gestire queste situazioni. Qui adesso è importante rimanere agganciati con il piede sinistro, con il tallone o comunque con il corpo, perché ripeto, queste prese sono svasissime e bisogna riuscire a comprimere, a fare pressione con tutto il corpo, addominali, e stare in parete. La vedo anche lei un po' in difficoltà, andando a supportare sempre di più quella che è stata la prestazione della nostra Laura Ragora, che ha fatto una battaglia incredibile, dall'altro del suo 1,60 m. Lei ha la poscia più avvantaggiata perché ha un'apertura di braccia anche più ampia rispetto alla nostra, però anche lei viene sbalzata fuori da questi grossi volumi di resa. Sì, c'è proprio questa serie di volumi enormi che penso che siano il primo vero filtro di tutto, sì, di tutta la via, perché comunque fino sotto c'è la prima parte dove le prime due atlete hanno dovuto fare per forza dei lanci perché erano più piccoline, invece l'austriaca è riuscita a passare un pochino più fluidamente, anche se, come dicevi tu, a questo tipo di arrampicata più statica. E poi ci sono questi 5-6 volumi svasi, completamente svasi, che richiedono resistenza, equilibrio e velocità, soprattutto per attraversare questa zona pericolosa. Esatto, esatto. Vedete il folto pubblico che è venuto qui a Capitello di Fassa questa sera, veramente numerosissimo, per fortuna il tempo ci ha dato una mano. E adesso l'unico atleta italiano in gara, prestazione questa mattina secondo me eccezionale per quanto riguarda Marcello, che lo conosco da tanti anni, ho anche avuto modo di gareggiare insieme a lui e quando io terminavo la mia carriera e lui era all'inizio. Un altro atleta molto tranquillo, non si lascia facilmente, ecco, impressionare dalla situazione o comunque dalle ansie, riesce a stare molto tranquillo. La sua arrampicata, anche la sua, è abbastanza statica, abbastanza controllata, però questa mattina secondo me la prestazione che ha fatto è una delle migliori della sua carriera. Adesso vediamo come affronterà questo percorso questa sera. Tifiamo ovviamente per lui, è l'unico italiano in gara. L'unico italiano in gara, ripeto, ancora il dispiacere di non poter vedere uno Stefano Ghisolfi in gara questa sera, perché se lo meritava perché ha lavorato molto ed è un atleta valido, validissimo, che secondo me aveva tutte le carte in regola per lottare per la vittoria finale questa sera, perché ne aveva le potenzialità. Purtroppo lo sport è questo, bisogna chiudere questa pagina, andare avanti, lui ha tutta la Coppa del Mondo davanti e potrà dimostrare nelle prossime tappe qual è il suo reale valore. Beh, il fatto di essere escluso da una finale sicuramente è una spinta ulteriore per gli atleti a allenarsi ancora di più, a capire dove si sbaglia o semplicemente sarà una giornata storta, insomma si fa esperienza anche con questo, non sempre si può vincere, è una cosa normale. Certo, certo. Sì, sicuramente l'occasione di avere un campionato europeo in casa, avere avuto l'opportunità di venire qui a allenarsi su questa parete come tutta la nazionale italiana e anche quella austriaca ha fatto, era un vantaggio che andava sfruttato ed era una bella occasione, insomma, per far vedere quali sono le capacità di questi atleti italiani, che sono molto forti e meritano appunto lo spazio, anche il loro spazio, insomma, nell'ambito internazionale. Marcello sta andando su molto bene, è veramente tranquillo, lui, ripeto, non si fa prendere particolarmente dall'ansia o da situazioni particolari, lui scala molto concentrato, determinato, molto preciso la sua scalata, un po', ripeto, di forza, però allo stesso tempo quest'anno vedo che ha anche una buona resistenza, stamattina lo ha dimostrato in semifinale, speriamo riesca a dare dimostrazione delle sue qualità anche questa sera. Sì, probabilmente questo suo aspetto così di forza, insomma, che utilizza durante l'arrampicata può essergli d'aiuto nella parte dove gli altri sono caduti, cioè verso la cima, a patto che la sua resistenza glielo permetta. Certo, insomma. Sì. Lui è molto migliorato quest'anno perché ha fatto delle gare di bouldering veramente interessanti e dove ha dimostrato di poter competere con i migliori in Italia ma anche a livello internazionale. E poi si è preparato molto bene per questa prova di Campitello e ancora sta scalando molto bene. Adesso qui sarà importante per lui stare tranquillo, stare agganciato, punte, talloni, scalare bene, venire fuori da questa sezione col minor dispendio di energie per poi giocarsi tutto nella parte finale della via.
sì, vediamo che riesce a riprendere un attimo il fiato, mettendo tallonaggio ovunque, utilizzando la punta dei piedi in tutti i modi, insomma. Probabilmente bravissimo Ale Marcello, qui. tieni duro sul tallone destro, adesso deve cercare, non ce l'ha fatta, gli è sfuggito un attimo, sì, quel piede, ha perso i piedi, purtroppo si è contratto, ha fatto una specie di trazione su quei due piccoli appigli, il che cosa gli ha fatto? Gli è successo che lui, vedete, a questo punto si accorcia alla sua azione, si tira su e non riesce più a puntare i piedi perché lui è troppo trazionato, è troppo vicino con la testa alla parete, le braccia devono stare tese per riuscire a portare di nuovo le gambe sopra le mani, e questo non gli ha permesso di progredire. Comunque bravissimo Marcello, veramente bravissimo. Sì, è stato molto bravo, probabilmente preso un po' anche dalla foga di rimettere i piedi sulla parete, ha cercato di fare un tallonaggio col piede opposto rispetto a quello che avevano utilizzato gli altri, probabilmente solo per ritirarsi, insomma, verso la parete. Bravo Marcello, complimenti, è stato bravissimo a arrivare in finale questa sera e ha dato comunque modo al pubblico di vedere che è un atleta italiano da qui questa sera a difendere i colori della nazionale. Passiamo di nuovo alle donne con Salomé Romé dalla Francia. Vediamo se lei ci regalerà qualche nuovo movimento su questa route, sì, che è stata abbastanza cattiva fino adesso. Sì, speriamo riesca a superare quella sezione dei grossi volumi, no? Dove tutte le altre atlete sono cadute, ma anche per farci comprendere un po' qual è poi il seguito della via, quali sono le ulteriori difficoltà, in modo che poi possiamo capire anche con le dire delle atlete più forti quello che ci aspetta. Sì, lei si sta muovendo molto velocemente, sì, più velocemente rispetto alle altre forse. Sì, è un tipo di scalata un po' più dinamica, un po' una scalata più veloce rispetto alle altre. Anche lei qui dovrà allungarsi molto per andare a prendere quell'appiglio, che lo va a cercare con la punta delle dita, lo trova e poi affiancare tutte e due le mani con tre dita. Sì, è incredibile proprio la forza che hanno. Una ricerca, no? Perché questo appiglio da sotto non si vede perché è sopra il volume, allora lo vai proprio a ricercare con la punta delle dita, poi quando lo senti sotto le mani lo vai a chiudere. Se oltretutto tutte le atlete fino ad ora nel passaggio che porta poi a prendere questa presa che ha Roman per le mani, sono tutte un pochino sorprese da quanto distante si trovi. Sì, sì, sì. Perché cercano un pochino di lanciare, poi vedono che non ci arrivano, allora fanno questo tallonaggio accoppiato alla mano per cercare di sollevarsi il più possibile. Però una bella progressione dell'atleta francese, ben strutturata anche a livello muscolare, probabilmente un'atleta che viene anche lei dal bouldering. Abbiamo avuto due atlete francesi in finale questa sera, che è un po' una novità perché la scuola francese ha dominato, ecco, negli anni 90 anche fino agli anni 2000, e dopo hanno avuto un po' di difficoltà nel ricambio generazionale, e vedere insomma che due atlete francesi si sono classificate per la finale sicuramente per la loro nazione è qualcosa di positivo. Sì, un po' come in tutti gli sport, come spesso succede, ci sono questi periodi in cui non ci sono giovani leve da poter portare avanti, da portare efficacemente, diciamo, a queste competizioni, e poi tutto a un tratto riesplode di nuovo. Sì. Sì, sì, chiaramente bisogna lavorare a livello dei settori giovanili, un po' come tutti gli sport, cercare di curare questi ragazzini, cercare di portarne tanti, no, all'arrampicata, fargliela praticare, fargliela provare. Poi è chiaro che magari da 100 ragazzini che provano riesci a tirare fuori uno o due campioni che portano avanti lo sport per la propria nazione. Intanto vediamo Salomé che sta entrando, diciamo, sì, nella parte più di suspense. Più di suspense, perché sono veramente quattro schiaffi uno dietro l'altro che bisogna dare con determinazione e cattiveria, che la nostra piccola Laura Rogoro ha fatto veramente in maniera eccezionale. Se abbiamo visto intanto anche come Salomé cerca di utilizzare anche il pollice per pinzare queste orecchie giganti, ovviamente sono svasi, perciò non c'è niente di buono, c'è solo da appoggiare questa mano e stringere il più possibile. Sì, abbiamo visto nel particolare prima del tacco punta, no? Con questo tallone che va a tallonare la presa più in basso e la punta che si incastra sul secondo volume,
e questa è una sorta proprio di futuk che si fa con il piede e che ti permette di scaricare tantissimo, tantissimo peso del corpo. Via decisa, lei adesso qui assolutamente è un po' in difficoltà, la vedo un po' in difficoltà, deve riuscire a rimanere agganciata con i piedi perché per le mani non ho praticamente nulla, però la vedo dura. Bravissima, bravissima. Fa un lancio incredibile, cerca di recuperare i piedi, peccato. Grande, bravissima, veramente un lancio disperato di spalla destra, il problema è che anche lei ha perso i piedi, non riusciva più a riagganciarsi dentro e questo non gli ha permesso di rimanere, di non rimanere attaccata. C'è stata bravissima anche lei. Lancio disperato veramente di spalla, vedete due dita, penso che la spalla non sia stata tanto felice ecco, di questo movimento, rimane appesa veramente un sacco di tempo. Brava comunque, va a posizionarsi prima, no, nella classifica provvisoria davanti alla nostra Lauretta Rovere. Sì, è la prima atleta che tocca il volume, perciò è prima proprio perché ha toccato la presa che si trova più in alto fino ad ora. Sì. Ci ha fatto vedere qualche passaggio in più. Sì. Passiamo agli uomini di nuovo. Sì, con Jakob Schubert, uno dei favoriti di questa serata di Campitello di Fassa. Non al top della condizione, però sempre così, un atleta che dà tutto, che veramente fino all'ultimo ci fa rimanere col fiato sospeso. Lui ha questa caratteristica che man mano che la via progredisce il suo colore cambia, il colore del volto diventa dal rosa scuro al rosso, poi rosso fuoco e inizia a sudare, ma è un combattente vero e proprio, è uno che riesce a quasi sempre a dare tutto e questo è bello, insomma è uno che dà spettacolo. Questa partenza mi piace davvero un sacco, ricorda una delle partenze di un percorso di boulder che c'era a Vail. Che è diventata molto famosa in questo periodo sui social network proprio perché era una partenza incredibile, a differenza di questo tracciato, però questo boulder appunto era pochissimi passaggi come tipico del boulder e era tutta in equilibrio sui piedi, di mani non c'era niente, solo il top che era un lancio su uno svaso gigante. Sì, ormai le vie di difficoltà, proprio per aumentarne la difficoltà, richiamano sempre di più quelli che sono i movimenti e le gestualità del bouldering. Sono quelli che hanno dato un po' un'innovazione anche sullo stile di scalata e sulla costruzione da parte delle vite, da parte delle prese vere e proprie che si usano in gara, perché è cambiato lo stile, raramente si trovano delle piccole tacche o degli appigli come si trovavano una volta, adesso è tutto un lavorare di volumi, è tutto un corpo che lavora e questo ha cambiato un po' lo stile, ma l'ho reso sicuramente più bello e più spettacolare da vedere. Intanto sale senza problemi, un'altra pinzata, qui vediamo il particolare di quanto piccoli sono, sì, questi appigli. Sono molto piccoli e su una parte di parete molto molto strapiombante tra l'altro, dunque questo accentua ancora di più le difficoltà. Sì, proprio solamente lo spazio per appoggiare la punta delle dita, neanche quel polpastrello, proprio sì, solamente la punta. La punta delle dita. Anche le scarpette che abbiamo visto inquadrate prima veramente vengono usate molto molto piccole in modo da avere l'aderenza maggiore che si può avere anche con i piedi e in modo da avere anche tantissima sensibilità su queste grosse prese anche con la pianta del piede, si va a lavorare un pochino anche con la scarpa su questi grossi volumi e dunque vengono usate due o tre numeri più piccoli rispetto alla calzatura normale. Sì, è proprio... possiamo paragonarle un pochino alle scarpette da ballerina, sì, della danza classica, proprio perché devono essere quasi una seconda pelle sul piede. Esattamente, dunque anche le dita che producono queste scarpe cercano di migliorare sempre di più quello che è la struttura della scarpa, renderla magari un po' più morbida o comunque cercare di creare delle scarpe adeguate per questo nuovo stile di scalata con frequenti agganci di tallone, agganci di punta. Ed c'è un lavoro dietro molto importante ecco, anche da parte delle ditte. Intanto vediamo che prosegue. Sì, Jakob sì, ha iniziato già la sua lotta perché l'ho visto un po' faticare per arrivare già a questo punto. Non è al top della forma, ripeto, vedremo un po' se riuscirà ad estrarre un coniglio dal cilindro questa sera. Sì, intanto usa anche lui questo volume gigante per riposarsi un attimino, utilizza
anche entrambi i piedi, entrambe le punte dei piedi per agganciarsi al volume. Questo è il punto in cui il nostro Marcello ha perso i piedi e si è contratto un po', si è irrigidito, ha trazionato un po' troppo, non è più riuscito a riagganciare il tallone destro e gli ha precluso la sua scalata. Jacob aggancia le due punte, vedete qui su questo grosso volume, come dicevi prima la scarpa deve essere adatta per questo, infatti c'è un rinforzo di gomma proprio sul dorso della scarpa che permette di fare questi agganci. E poi lui dovrà perdere un pochettino i piedi e andare subito a tallonare con il piede destro, e lo ha fatto con facilità. Sì, questo era il punto dove Marcello ha cercato di recuperare il piede sinistro prima del piede destro, perciò non avendo aderenza è caduto. Esatto, esattamente. Invece in questo momento non c'è a quanto pare nessun problema a recuperare aderenza e lucidità. Anche Jacopo è un po' leggermente lento nella sua azione, non tanto per la progressione ma quanto per il tempo, che dei 6 minuti sono veramente pochi questa sera e non vorrei che gli creasse problemi come ha creato Adam Miskovic prima. Deve cercare di accelerare un po', cercare di prendere un po' più di fluidità la sua azione. Un tipo di scalata che non ti permette di scalare veloce perché c'è talmente tanti agganci di punta, tanti agganci di talloni che devi curare veramente alla perfezione, ed è una via che non ti permette di scalare troppo velocemente perché devi curare, vedete, perfettamente queste situazioni del corpo, e dunque questo è un fattore in più di difficoltà che gli atleti questa sera dovranno curare. Intanto ha fatto un incrocio pauroso, direi. Vedete che anche lui comincia adesso ad essere un po' frenetico nella sua azione, ma questo è dovuto esclusivamente perché il tempo è inesorabile, sta andando avanti, sta venendo un po' di frenesia, vedete, e la scalata un po' la subisce questo. Ecco che sta attraversando questa parte di tetto. Sì, lui preferisce, vedete, girarsi come ha fatto l'atleta svedese con i piedi dall'altra parte, mentre Domen era girato dall'altra parte, e forse secondo me era la soluzione migliore. Utilizza addirittura il ginocchio per tirare a sé il rinvio e rinviare. Questa è una parte completamente orizzontale. Vediamo forza, un po'. Jacopo. Sì, vediamo un po' come farà a girarsi. Sì, spettacolo. O come farà andare avanti. Sì, vedete, si incastra un po' dentro queste due piramidi, ha incastrato il ginocchio, adesso c'è cercando di venirne fuori, ma non ce l'ha fatta. Però grande prestazione da parte di Jacopo, veramente come al solito ha dato tutto, e devo dire che probabilmente, difficilmente lo scalzeranno dal podio con questa prestazione qui, perché adesso sicuramente è in prima posizione, insomma penso che questa prestazione gli possa garantire una posizione sul podio finale. Vediamo il replay intanto dell'ultima mossa che ha fatto per cercare di andare a prendere questo appiglio, e ricordiamo che ha affrontato questo passaggio nel modo opposto rispetto agli altri, come in realtà l'ha affrontato poi l'atleta svedese che è stato il primo a salire, ovvero cercando non di andare prima con le spalle poi con i piedi, ma prima con i piedi e poi con le spalle, tirarsi verso le prese, insomma. Anche proprio questa cosa dipende in gran parte dalla forza che un atleta ha, se preferisce spingere con le leve inferiori per poi prendere prima le prese con le mani e utilizzare poi le braccia, oppure il contrario. E adesso passiamo nuovamente alla categoria femminile con Jessica Pilze, austriaca, anche lei una atleta tra le più forti a livello mondiale, terza classificata agli ultimi campionati europei di Parigi. E niente, vedremo se forse lei sarà la prima che darà così un cambio di marcia, secondo me, per vedere quali saranno le difficoltà della parte alta della via femminile, che fino adesso non siamo riusciti a vedere, perché è veramente un atleta di valore, con una scalata molto bella, dinamica, fluida, e penso che questo tipo di via gli si addica particolarmente. So we're halfway through the finals of women and men lead disciplines for European climbing championships. Here right now we can see the Austrian athlete. Meanwhile, on the other side, the male athlete will get ready. For what females concerned, almost all of them
the first four of the eight that will be on this route, they have reached the same movement almost. So there's such a filter halfway through the route. We will see it in a couple of seconds probably. Ecco la onor di cronaca, devo dire che noi qui in cabina non abbiamo i risultati live, cioè non abbiamo una classifica aggiornata, vediamo le immagini e io cerco così di tenere a mente quelli che sono i risultati degli atleti e darvi una classifica parziale man mano che gli atleti salgono. Magari posso fare qualche piccolo errore perché appunto non ho uno schermo, non ho sotto mano qualcosa che mi dà una classifica aggiornata, e dunque per quanto riguarda le donne mi sembra che possiamo dire che l'atleta francese fosse l'unica ad arrivare fino a quel punto ed essere dunque in testa alla classifica provvisoria, e per quanto riguarda Jakob Schubert anche penso che sia l'atleta che è arrivato più in alto rispetto all'atleta svedese. Cercherò magari di vedere di recuperare poi alla fine della gara una classifica definitiva ed ufficiale per darvi i risultati completi. Sì, comunque il livello di bravura di queste atlete e atleti è molto simile, perché finora tutte le ragazze sono arrivate allo stesso punto, tranne appunto la francese che è arrivata un paio di movimenti più su, mentre per gli uomini sono arrivati tutti o quasi tutti, diciamo a parte il nostro Marcello, sì. Sono arrivati quasi tutti alla fine di questo tetto, perciò... Sì. Se lo sono giocate in pochi appigli, ecco, sì, sono stati tutti raggruppati in poche appigli tranne Marcello. Sì, tutti quanti, tra l'altro 5-6 movimenti prima del top. Sì. Perciò sono arrivati tutti in alto, tutti vicini al top, a tre quarti, 5/6 quasi del percorso, sì. Però si sono fermati lì, scivolando o cercando di lanciare, ma per mancanza magari di resistenza o perché... Insomma, sono arrivati alla frutta, diciamo, non sono riusciti ad andare avanti. Sì, sì. Adesso vediamo la Jessica che è su questo tratto che ha creato moltissime difficoltà a tutte le atlete. È riuscita a passarlo abbastanza bene, anche se con una certa difficoltà, anche per lei, sicuramente sta spendendo energie. È riuscita a fare un bel aggancio col tallone sinistro e dunque riesce un po' a decontrare. Adesso è importante. Questo lancio, uscire fuori da questa serie di volumi e cercare di approntare la parte più strapiombante della via, che però sicuramente presenterà qualche appiglio un po' più abbordabile. Anche lei va di spallata, forse ecco, però è riuscita a agganciare i piedi ed è l'unica che riesce per il momento a passare questo filtro. Sì, in questo momento passa in testa perché ha toccato la presa successiva. A differenza della francese, l'unica che era arrivata a questo punto, lei ha cercato di appoggiare subito i piedi nella parte più destra, insomma, del tracciato, ovvero su questa presa che stiamo vedendo adesso. Bravissima la Jessica, immaginavo che potesse essere quella che dava un po' un cambio di marcia alla finale femminile, perché è leggermente di un livello superiore alle atlete che abbiamo visto precedentemente, anche più esperienza, seppur giovanissima, però è un atleta che può puntare sicuramente al podio questa sera e lo sta dimostrando. Qui sulla parte più strapiombante della via femminile, praticamente siamo quasi ad un tetto orizzontale, anche qui è un po' difficoltà la Jessica adesso di allungarsi a questa presa, e l'avevo vista un po' difficoltà, però bellissima prova e sicuramente va in testa della classifica provvisoria femminile. Mancheranno poi solamente tre atlete, dunque è lì per giocarsi anche lei il podio. Sì, queste salite sono davvero emozionanti, ci fanno rimanere sempre un po' allibiti, insomma un po' stupiti per questi passaggi che queste ragazze riescono a fare. Anche qui lei ha lanciato ad una presa che è praticamente uno svaso, sì. un pochino allungato, differente dagli svasi tradizionali che sono magari di forma un pochino più tonda. Ha lanciato la presa, l'ha tenuta solamente per qualche istante per poi cadere. Vedremo poi come si comporteranno le altre tre ragazze, le top 3. Le top 3, sì. Adesso abbiamo un atleta francese per quanto riguarda la categoria maschile, una sorpresa un po' di questa finale, Thomas Johannes, che insieme al nostro Marcello Bombardi e allo svizzero che abbiamo già visto, Sacha Lema, sono state un po' le sorprese di questa finale, bravissimi a qualificarsi questa sera. Ed è un atleta molto coriaceo, ho visto stamattina scalare molto bene, molto aggressivo, molto determinato. Vediamo se riuscirà ad esprimere queste caratteristiche anche questa sera in finale.
Sì, vediamo che sta salendo abbastanza in fretta. Probabilmente magari ha sentito anche per via traverse o ha sentito dalle voci che venivano dal pubblico, dall'incitamento del pubblico, che i suoi predecessori hanno avuto o tutti quanti dei problemi oppure il tempo stava finendo, perciò probabilmente si è reso conto che deve arrampicare davvero in fretta. Sì, questa è un'osservazione molto, molto importante che hai fatto, perché magari anche quando si è in isolamento non si possono avere informazioni, ma già solo magari sentire il pubblico che incita un po' di più dopo un certo periodo di tempo, il fatto magari di sentire un giudice che ripete più volte il fatto che l'atleta gli stia scadendo il tempo, può creare un'informazione importante e dunque variare un po' quella che è la tattica di gara degli atleti che poi devono ancora gareggiare. Sì, lui oltretutto sul braccio sinistro ha l'orologio, probabilmente proprio per stare attento al tempo. Sì. Abbiamo visto anche questo pomeriggio con Stefano Ghisolfi, che aveva un orologio attaccato all'imbragatura per permettere di controllare man mano che saliva lo scorrere del tempo e di rimanere in quei fatidici 6 minuti che sono il massimo di tempo che il tracciatore ha dato per questa salita. Sì, normalmente poi i climber non molto spesso hanno braccialetti o orologi al polso, no. Anche perché a volte cadendo o si può sbattere il polso contro l'orologio o l'orologio dà fastidio, insomma. Sì. Non è molto normale vedere degli arrampicatori, no, con qualcosa ai polsi. Non è consigliabile, ecco, arrampicare con qualcosa ai polsi, perché si possono agganciare magari nei moschettoni, nei rinvii, diventa anche un po' pericoloso. Però c'è chi è più abituato e ha più confidenza con queste cose e lo stiamo vedendo, ecco, per l'atleta francese. In effetti sta arrampicando fluido, rapido, sicuramente ha messo molto meno tempo degli altri per arrivare a questo punto. E anche la caratteristica poi dell'arrampicatore, no? che se uno deve stravolgere la propria arrampicata per arrampicare rapido e così diventa difficile. Chi lo ha per natura diventa un po' più facile e diventa poi un vantaggio quando si devono disputare questo tipo di gare. Sì, anche questa cosa di stare molto attenti al tempo penso sia una cosa che bisogna davvero allenare. Nel senso che, come dicevi tu, chi è più portato a un'arrampicata più fluida, più veloce, non fa così tanta fatica. Chi invece arrampica magari più con sentimento, un pochino più lentamente, deve allenarsi anche proprio tenendo conto del tempo. È una cosa in più da allenare. Sì, deve stravolgere un po' proprio lo stile di scalata e questo non è mai semplice. Una cosa che è innata da Mondra, oltre alle caratteristiche di forza, di scioltezza e il talento innato che ha questo ragazzo, è il fatto che lui arrampica di per sé molto molto velocemente anche sulla roccia e diventa ancora con più un punto di forza per la sua scalata in gara. Intanto vediamo che per un attimo si è lasciato ciondolare, prendersi solamente con le mani su queste presine fissate sui volumi, su questi svasi giganti. Si sta scalando comunque molto bene, rapido, è abbastanza fluido l'atleta francese. Ha messo un po' in difficoltà qui perché non riesce a comprendere bene come allungarsi il prossimo appiglio. Lui ci va andare di sinistra, il tallonaggio lo sta tenendo, però sta incontrando un po' troppe difficoltà in questa sezione. Si vediamo che sta facendo fatica, anche perché negli inquadramenti più vicini vediamo un pochino i piedi che iniziano a vibrare. Bravissimo, lì c'è un piccolo appiglio avvitato su quel volume, lui non riusciva a prendere, a cogliere, lo ha fatto poi con estrema velocità, addirittura con un doppio lancio per andare poi alla presa successiva, però penso che qui abbia speso parecchie energie per uscire da questa sezione e sicuramente gli costerà un po' caro nella sua progressione, ecco. Se vediamo che sta facendo qualche rest si sta cercando di recuperare un po' perché è in difficoltà, sta cercando di recuperare un po', ma è difficile recuperare energie quando sei su un tratto orizzontale e con questi grossi volumi in mano. Comunque bravo, ha fatto sicuramente una bella prestazione, ricordiamoci che è una finale di un campionato europeo e il tracciato è difficilissimo e la concorrenza è altissima. Sì, qui abbiamo avuto un pochino la prova che arrampicare veloce su questo tipo di tracciato porta a essere ok, stanchi un pochino meno velocemente, però essere un pochino più superficiali, diciamo, meno precisi nell'appoggiare i piedi e scappare via dalle prese. A volte può essere una buona cosa, a volte proprio portare proprio a questi piedi che sfuggono, a una mano posizionata male, come abbiamo visto prima il francese che stava cercando di lanciare di sinistro, di cercare di prendere questa piccola presina che è abitata su
su questo volume. E adesso andiamo con la campionessa europea in carica, quella che ha vinto il campionato europeo a Chamonix nel 2015, Mina Markovic, atleta di grandissima esperienza, ormai in gara da moltissimi anni, ha dominato la scena internazionale veramente per moltissimi anni, poi è arrivata la sua connazionale Zhanya Gambert così a rompere un po' le uova nel paniere, perché dal momento in cui è arrivata lei forse l'ho anche subito un po' anche a livello psicologico, ha avuto un po' un calo delle sue prestazioni, chiaramente poi l'età e il fatto anche di doversi allenare per molti anni, dover gareggiare per tanti anni, logora sia a livello fisico ma anche a livello mentale, e dover così iniziare a pensare che non si domina più come una volta, ma si deve un po' prendere le misure con quelle che sono le atlete più giovani, più forti che stanno subentrando, non è mai semplice. Sì, poi si sa che le donne sono molto competitive, anche se non si sì, pensa, più ma degli uomini, sono molto competitive, sì. Perciò deve essere stato, diciamo, uno schiaffo un pochino, trovarsi una giovanissima che le dava filo da torcere. Sì, sì, lei l'ha subito un po' questo, l'ho notato, e infatti le sue prestazioni sono un po' calate nell'ultimo anno e mezzo. Però insomma sono sempre atleti campioni fuori classe che devono riuscire anche ad accettare questo e anzi prendere questo come spunto per cercare poi di migliorare le proprie prestazioni e lavorare di più in allenamento. Sì, intanto questa mattina l'abbiamo vista su un tracciato davvero particolare, bellissimo, ha fatto una performance molto molto buona, soprattutto tenendo conto che l'anno scorso appunto non era il suo anno d'oro. Sì. Vediamo un pochino adesso come affronterà questa parte e dove arriverà soprattutto. Al momento adesso sono riuscito a recuperare una classifica giornata, dunque possiamo essere più precisi anche su questo. A livello femminile abbiamo in prima posizione Jessica Pitts con un 35+ sarebbero le prese, il numero di prese che l'atleta riesce ad afferrare, ad ottenere nella sua salita, il più significa che questa presa numero 35 è stata caricata con forza per progredire a quella successiva. Dunque abbiamo Jessica Pitts davanti, 35+, davanti a Salomé Romain con un 30, e poi la nostra Laura Rogora con 27+, e poi Katrina Posch e Novelle Arc al quarto e al quinto posto. So we have the official rank for now. On first place there's the Austrian Pitts Jessica. Second place from France, Salomé Romain, and on the third place the Italian, Laura Rogora. Abbiamo visto che Mina Markovic è riuscita a fare statico quel movimento che aveva creato grossi problemi a Jessica Pitts e all'atleta francese prima di lei, dove avevano perso i piedi, dovevano essere sospese sulla spalla destra. Lei è riuscita subito a spaccare con il piede destro, dunque a fare questo movimento statico, e questo gli ha permesso innanzitutto di superare meglio la situazione, ma anche di risparmiare energie che gli torneranno utili nelle prese successive. Vediamo adesso che sta studiando i movimenti seguenti, si apre una spaccata e va avanti. Brava Mina, sta tirando fuori le unghie in questa sezione, questa qui è molto difficile perché si deve agganciare con la punta sinistra, ecco lei l'ha fatto bene, per poi andare su a questo appiglio che non deve essere molto buono, si va a pinzare il volume e poi dove è caduta Jessica Pitts che aveva fatto questo lancio alla presa successiva, però la vedo un po' in difficoltà la Mina, non la vedo posizionata molto bene, ha le gambe troppo in basso e anche per lei il lancio è risultato fatale. Ho la stessa misura di Jessica Pitts, però essendo stata più brava in semifinale andrà a comandare provvisoriamente la classifica. Sì, vedremo come e se qualcuno riuscirà a passare quest'altro filtro che è stato messo sul tracciato, dove appunto questa atleta, come abbiamo visto, aveva da una parte un tallonaggio su un volume liscio e dall'altra aveva la punta incastrata sopra una piccolissima presa. Ovviamente qui vengono caricate solamente le braccia e i piedi vengono utilizzati solo per rimanere aderenti alla parete. Sì, bella prestazione di Mina Markovic. Io ho idea che le ultime due atlete che vedremo alla fine, che sono Jana Gambet e Anna Kverove, ci faranno vedere sicuramente qualcosa di più sulla via
di finale femminile. Intanto Ada Mondra sempre con la sua ginocchiera sulla destra. Allora vuol dire che qualcosa ha individuato. Io penso che il punto sia quello, ma lo faccio da arrampicatore adesso, perché ha carreggiato per tanti anni, ho dato uno sguardo alla via e mi sembrava che quello potesse essere il punto in cui poteva incastrare o fare qualcosa. Godiamoci lo spettacolo, perché questo è veramente un marziano dell'arrampicata, fa delle cose veramente straordinarie, non si allena in modo specifico per le competizioni, dunque non è preparato al top per questo tipo di gare, perché per questo tipo di gare bisogna allenarsi sulle strutture artificiali veramente in una quantità di ore infinite. Lui non lo fa perché ha altri progetti sulla roccia, altre cose che ha in mente di realizzare, però quando si presenta è un vero spettacolo, da sempre tutto, e difficilmente lascia qualcosa al caso o accetta facilmente la sconfitta. Se abbiamo sentito anche l'ovazione del pubblico appena uscito, sì. Proprio perché è uno, se non l'atleta più famoso al mondo, che ha portato un pochino sì. questo sport nuovo alla ribalta con il suo modo innovativo di affrontare ogni salita. Intanto qui l'inquadratura va sul ginocchio, su questo supporto che ha, che probabilmente utilizzerà in qualche modo straordinario per arrivare al top. Sì, Adam è veramente uno spettacolo, lui ha un'arrampicata molto veloce di suo, come ho detto precedentemente, riesce ad arrampicare molto, in maniera molto dinamica, essenziale, sbaglia pochissimo. Speriamo riesca a fare veramente una prestazione straordinaria. Questo pubblico qui davanti se lo merita, adesso il pubblico è veramente numerosissimo, non ci sta proprio più nella piazza qua da dove commentiamo noi, e mi piacerebbe vedere un top da parte di Adam, sarebbe una cosa straordinaria. Si è intanto fatto un passaggio con una trazione proprio in scioltezza totale, vediamo che lui con la sua statura molto alto lui, sì. Sì, dove in questo passaggio dove tutti quanti avevano lanciato, lui ha semplicemente allungato un braccio. Parlando anche della classifica provvisoria maschile, avevamo visto bene Jessica, perché che mi è rimasta Jessica Pilsen, diventerò Jessica adesso. No. Abbiamo Jakob Schubert con un 47 più davanti a tutti, davanti all'atleta svedese Hannes Puhman, e al terzo posto Domen Skofic, che al cui gli è stata tolta alcuna presa perché gli era scaduto il tempo, alcune prese perché gli era scaduto il tempo. So far, the male championship, on the first place we have Jakob Schubert from Austria, second place Hannes Puhman from Sweden, and third place from Slovenia, Domen Skofic. And right now we have the pleasure to see Ada Mondra. Un grande spettacolo per Ada. Sta affrontando la sezione dei grandi volumi. Lui riesce a sfruttare bene la sua statura, dunque il fatto di avere queste leve molto lunghe, riesce ad agganciarsi bene con le punte, con i talloni. Speriamo riesca a uscire fuori bene da questa sezione qua, è importantissimo, perché se si sprecano troppe energie qua poi si paga. Vedete qui il primo incastro di ginocchio per Ada, che però qui non penso che gli frutti proprio più di tanto. Dovrà scappare via da questa sezione, non può fermarsi qua, gli appigli sono troppo piccoli e la parete qui è veramente orizzontale, troppo strapiombante. Sì, è velocissimo nella sua salita, come rinomato, insomma, come si sa bene, è velocissimo, passa senza problemi. Vediamo adesso come affronterà questa parte che lo porterà poi al tetto. Si sta riposando un attimino. Sì, ultima decontrazione per uscire dal grande tetto, incastro del tallone. Sta faticando un po' più del previsto ad uscire da qui e forse sta lasciando un po' più troppe energie, però la sezione è veramente complicata, è difficile. Sta cercando in tutti i modi di trovare bene l'incastro di tallone, di punta. Io ho idea che deve uscire molto rapidamente da questa sezione, poi penso che possa giocarsela bene nella parte finale, gli si addice molto, perché con le sue leve lunghe riesce a fare qualcosa di importante. Ecco qui di nuovo il ginocchio, solo quel ginocchio. Si tremolano entrambe le mani. Straordinario, veramente straordinario.
Questa è l'innovazione che ha portato Adam in questa competizione, non avevo mai visto una cosa del genere, veramente. Con una scioltezza incredibile, sì. Fa tutto ok al pubblico, arriverò al top. Peccato che non abbia molto tempo da rimanere lì, perché sennò potrebbe veramente tornare a zero, tornare fresco come la partenza. Adesso vediamo che prosegue nella sua salita. Sì, io qui pensavo potesse costare il ginocchio, ecco, infatti lo fa. E questo era il punto in cui avevo individuato che lui lo poteva fare, lo sta facendo, si sta divertendo come un matto. Sì, è proprio bello vederlo arrampicare, proprio sì. Perché oltre alla fatica ovviamente che sta facendo, è proprio uno showman. Uno showman, sì, si sta divertendo, sta dando tutto, sta scalando veramente la grande Adam. Spero veramente tenga duro e possa arrivare fino in fondo a questa via. Questa è una sezione da scalare veramente bene. Anche lui si appoggia col ginocchio sinistro sul volume. Peccato! Veramente peccato, ha dato tutto Adam. Non era bravissimo. Il top della forma, però ci ha fatto vedere delle cose veramente incredibili, spettacolari. Così ad occhio mi sembra che sia più o meno sullo stesso appiglio di Jakob Schubert. Vediamo Mauro Corona che e anche Simone Mora che si alzano a... questo è spettacolo veramente, allo sì. Stato puro. Grande Alejandra, ha portato qualcosa di nuovo in questa gara. Vedremo altri arrampicatori adesso portare le ginocchiere in gara, perché... Sì, è un pochino come i calzini che sono stati alzati durante le partite di calcio, che poi è diventata una moda, perché dicevano sì. Che venivano utilizzati per tenere i legamenti al caldo. La stessa cosa succederà qui diventerà veramente. Una moda, diventerà una cosa più efficace da fare nei momenti di crisi in arrampicata. Ricorderemo questa gara di Campitello di Fassa, oltre che per l'ottima gara, l'ottima organizzazione, anche per la prima volta che Adam Ombra ha incastrato le ginocchia in struttura e l'ha mollato le mani. La prima storica volta. Via veloci adesso nella gara femminile, perché abbiamo davanti quella che è la favorita numero uno della competizione, Janja Gambret. È da vedere questa salita, perché ha una fluidità, una facilità di scalata questa ragazzina, che è qualcosa di veramente straordinario. La possiamo così paragonare un po' all'Adam Ombra a livello maschile. Lei lo è nella categoria femminile, qualcosa di veramente incredibile e spettacolare. Intanto Adam Ombra si posiziona primo, perché ha raggiunto la stessa misura di Jakob Schubert, come avevamo ben visto, però siccome era davanti in classifica per quanto riguarda la semifinale, in questo momento è primo e secondo è Jakob Schubert a parità di altezza raggiunta. Sì, abbiamo visto che a differenza delle altre atlete, Janja ha cercato immediatamente di accoppiare il piede con la mano per salire poi a quella che era uno dei primi passaggi che creava problemi alle atlete, perché era molto lungo, nessuna di loro si aspettava probabilmente che fosse così lontano da raggiungere, invece lei senza problemi è andata avanti. Sì, lei è una scalata veramente facile proprio. Quello che è difficile per le altre, per lei risulta veramente estremamente facile. Chiaro che poi anche per lei qualche intoppo può accadere, qualche piccola difficoltà, qualche piccola imprecisione può succedere, no, le difficoltà sono veramente elevatissime, però una grandissima facilità di scalata, riesce anche a dominare nel bouldering, che non è poi propriamente la sua specialità, riesce a fare delle bellissime gare, anche lei ha disputato praticamente quasi tutto il circuito di Coppa del Mondo bouldering, che è stato dominato sì dalla inglese Coxey, ma lei è riuscita sempre a stare sul podio e anche a vincere una prova di Coppa del Mondo. Qui intanto si sta addentrando nella parte più difficile, più tricky, mi viene in mente solamente questa parola, di tutto questo tracciato. Vedremo un pochino lei se utilizzerà qualche incastro o se preferirà andare fluida, andare avanti, cercare di passare il minor tempo possibile in questa zona. Sì, la vedo abbastanza rapida, lei sa che deve arrampicare abbastanza velocemente e il tempo scorre veloce, dunque deve riuscire a oltrepassare questa sezione dei grandi volumi, dove magari si serve un po' più di tempo per agganciarsi bene, per fare questi incastri di tallone, di punta. Deve andare via un po' rapida e poi secondo me, se tutto fila liscio anche a livello di tempo, la vedremo veramente molto in alto.
Vediamo che approccia questa grande orecchia. Sì, talonaggio, tutto fatto veramente correttamente. Qui deve incastrare un po' il ginocchio. Lei va con la mano opposta, cioè preferisce andare con la mano destra anziché con la mano sinistra. E costa un po' più di fatica, secondo me. Sta anche così soffrendo un po' questa sezione anche lei. Sarà importante adesso che si posizioni bene con il piede destro nell'ultimo volume che vedete posizionato a destra, anche quello che non è segnato dal magnesio perché è stato posizionato esclusivamente per i piedi. Ed è lì che il piede dovrà andare. Lei decide invece di appoggiare entrambi i piedi sulla parte sinistra. Probabilmente ha fatto quasi meno fatica delle altre che hanno deciso di spostarsi a destra. Si è fatto anche lei una sbandierata, come si dice quando si perdono i piedi così rapidamente, si viene un po' fuori velocemente con il corpo, che secondo me non è stata poi la soluzione forse più agevole, ma ogni atleta ha il suo tipo di scalata e sceglie poi la soluzione che ritiene migliore. E ripeto, lei ha una facilità di scalata che poi, anche se trova qualche intoppo, riesce a recuperare abbastanza agevolmente le energie e proseguire. Ecco qui che sta uscendo da questa parte delle grandi orecchie rosse. Si va correttamente ad usare, ecco, questo grosso volume che era stato messo lì per appoggiare i piedi. E qui sezione difficile di nuovo, perché si è molto... Questa è una sorpresona, sì, che mi ha lasciato un po' attonito. Sì, le ha scivolato il tallonaggio che aveva effettuato col piede sinistro, se non ho visto male. Probabilmente le è proprio scivolato il tallone, un troppo margine di sicurezza su questo passaggio. Le altre avevano agganciato la punta sulla presa, lei ha scelto di agganciare il tallone all'esterno della presa e mentre andava, vedete come hai ben detto, gli è scivolato. Però si è troppo stesi, no, con il corpo, bisogna avere un punto d'appoggio un po' più sostenuto per il piede sinistro. Lei ha scelto questa soluzione e l'intoppo questa volta è arrivato, è la favorita numero uno della gara. Sì, si deve accontentare di una posizione di rincalzo oggi. Sì, non è molto, molto soddisfatta, no, per niente. Anche perché proprio il suo errore è stato dettato dalla fretta praticamente, perché ovviamente quando il corpo si alza e se il tallonaggio è effettuato in modo perfetto e fisso tiene, altrimenti come abbiamo visto basta un attimo una torsione del piede e scappa via. Ci dobbiamo subito catapultare con l'ultimo atleta in gara, l'atleta francese Romain Desgrange, primo nelle qualificazioni, primo nella semifinale di questo pomeriggio. L'atleta favorito a questo punto, non lo era favorito all'inizio ma lo è diventato nel corso della gara perché veramente ha dato dimostrazione di una preparazione eccezionale. Vedremo un po' come interpreterà. È sempre brutto, io l'ho subito negli anni in cui gareggiavo, di partire per ultimo. Non è mai una bella sensazione perché si deve stare lì in isolamento per moltissimo tempo, si deve sentire il pubblico, si deve sentire gli incitamenti, si pensa ad intuire dove l'atleta prima di te è caduto, dove è arrivato, e si deve stare veramente molto calmi e tranquilli perché poi si rimane da soli in area di isolamento e da lì bisogna aspettare solamente il proprio turno. Non è mai una situazione così molto gradevole, però è determinata dal fatto che puoi essere più forte e dunque, essendo il primo della semifinale, devi partire per ultimo. We are on the road with the last finalist, the French Romain Desgrange. We will see whether he reaches the top or not. Adam Ondra, it's ranked first for the moment. This is the last possibility to see some surprises for tonight, for the male championship. On the other side, there will be still the last female climber, Anna Verhoeven, from Belgium. We just saw Janja Grambret that had some problems with her foot on the left side. So we just wait also for the last female to see if also some pinky surprises are coming up. Romain è l'atleta più anziano in gara, tra virgolette, perché del 1982 ho gareggiato insieme a lui per molti anni in Coppa del Mondo. È cresciuto molto negli ultimi anni, si è dedicato moltissimo all'allenamento, un po' maniacale lui nei suoi allenamenti, nella dieta, in queste cose, fin troppo secondo me, però gli ha sicuramente permesso di raggiungere un livello altissimo e di essere qui a giocarsi il titolo di campione europeo, cosa che gli era sfuggita in casa nella sua Chamonix.
Devo dire che è un tipo di scalata questa, o di via con questi, questi volumi un po' piatti, che non è che gli si addice molto, perché lui ama molto arcuare le prese. Lui è uno che arcua quasi tutto, le prese piccole, è uno che piace arcuare appunto le prese piccole, stare sui piccoli appoggi per i piedi. Invece questo tipo di scalata qui non gli si addice molto. È chiaro che però avrà lavorato anche lui in questo senso, e il fatto che sia qui a giocarsi la vittoria lo testimonia. Vediamo un pochino come affronterà questi passaggi, se anche lui deciderà di prendere fiato prima di affrontare questa parte più strapiombante del tracciato, oppure se deciderà di andare avanti. Sì, sarà importante uscire bene da questo punto, non lo sta facendo benissimo, questi piccoli ribaltamenti, ecco, queste perdite di piedi per lui sono un po' deleterie, perché ci lasciano veramente tante energie. Però ripeto, non è uno stile di via che si addice molto alle sue caratteristiche. Deve essere bravo a uscire fuori da questi grossi volumi. Lui è uno che ha tantissima resistenza, perché si allena tantissime ore al giorno, è una resistenza infinita e anche molto esile, molto leggero. Però appunto sarà importante uscire fuori da questa sezione sprecando meno energie possibile. Lui qui è stato molto bravo, perché è andato sicuro su questo piccolo appoggio, mentre prima invece altri atleti hanno avuto problemi a trovare la parte migliore di questa presa da poter pensare. Qui trova un punto di decontrazione su questi due piccoli appigli che lui ama particolarmente, come dicevo prima, perché gli piace insomma arcuare le prese, che quando archi una presa per molto tempo è un dispendio di energia maggiore, perché l'avambraccio è in contrazione sempre, dunque si rilassa un po' meno, e questo porta ad aumentare l'acido lattico che poi l'avambraccio produce. Vediamo qui un altro tallonaggio. Questa sera ne abbiamo visti davvero tanti, in generale in tutta la giornata ne abbiamo visti molti. Sta facendo un po' fatica a uscire fuori qua da questo tetto. Ha scelto una soluzione che nessuno aveva fatto prima di lui. Comunque sono continue perdite di energia, di concentrazione. Lui è molto bravo, è determinato. Ecco, se arriva qui e riesce a decontrare un po', potrà giocarsi la parte finale della via, però non ha scalato molto bene qui, non è stato sicuramente uno dei migliori. Vediamo che abbraccia questa presa gigante. Però ne ha molta, veramente, è un atleta che ha una resistenza incredibile, nonostante tutti questi errori vedo che sta bene, mi sembra che sia anche abbastanza rilassato, sta cercando di recuperare energie su questo grosso volume. Qui è una struttura molto esile, molto, come dicevo prima, maniacale anche sulla dieta, sull'alimentazione, e questo gli permette di avere una resistenza veramente elevata. Eccolo qui che cerca di andare avanti, vediamo adesso se preferirà proseguire come ad Amondra oppure come hanno fatto praticamente tutti gli altri atleti. Sì, si sta veramente donando al massimo su questa sezione. Adesso ha moschettonato, vediamo come interpreterà questa sezione. Ha perso già 2-3 volte i piedi, questo non è mai un buon segno per un atleta, però riesce ancora a magnesare, e probabilmente speriamo riesca ad essere il primo ad uscire fuori, se lo merita anche Roman, perché veramente ha dimostrato in questi due giorni di gara di essere il più forte. Ale Roman, bravissimo. E comunque va a vincere questo titolo europeo, se l'è meritato Roman, perché è veramente stato il più forte, vedete, sfoga tutta la sua rabbia, la sua energia, perché è stato veramente bravo. Sì, quel passaggio lì probabilmente era, diciamo, quasi impossibile, perché era un allungo praticamente dal tetto verso di nuovo lo strapiombo, ecco, che rivediamo le immagini. Sì, devo dire che allo stesso punto dove è arrivato lui è arrivato Domen Skofic, lo sloveno, che aveva appunto lanciato questo piatto qui, e secondo me era quello che stava anche più, stava meglio di tutti, non più meglio, stava meglio di tutti. Però il fatto che gli fosse scaduto il tempo non gli ha permesso di andare avanti, e Roman è riuscito a avere il giusto mix, no? Di scalata con la giusta rapidità e con la giusta fluidità. Non ha scalato benissimo, ha perso molte volte i piedi, ma la sua preparazione gli ha permesso di primeggiare. Bravo Roman De Grasso. Si è con bel gesto tra i migliori due.
Assolutamente spettacolare questa serata. Bellissima, veramente, veramente una grande vie tracciate dai tracciatori internazionali questa sera. Peccato non aver visto il top nella finale maschile, così come era successo nella semifinale. E adesso speriamo che l'ultima atleta in gara, la belga Anak Berove, ci faccia vedere il top della via femminile. Sarebbe veramente una degna conclusione di questa serata spettacolare qui a Campitello di Fas. Sì, direi che ce lo meritiamo tutti di vedere, sì, un top. Noi che commentiamo, no, da ieri, e il pubblico che qui ha sepato veramente foltissimo questa sera alla base della struttura di Campitello di Fas. Sì, nonostante le temperature abbastanza basse, sì, siamo attorno ai 10 gradi, come abbiamo potuto vedere prima dal respiro, ecco, del vincitore, che mentre stava esultando usciva praticamente del vapore. Ecco qui la felicità. Sì, la felicità di Romain Desgranges, vicino ai suoi amici Mike Fuselier e l'altro atleta Johannes, che aveva partecipato con lui alla finale di questa sera. Se l'è meritata, perché veramente primo nelle qualifiche, primo semifinale, primo in finale, niente da dire. Vediamo ora come si comporta l'ultima atleta. Sì, Anak Berove è una arrampicata veramente bellissima. Secondo me è una delle arrampicate più belle che ho visto a livello femminile negli ultimi anni, di una precisione, di un'eleganza incredibile. Spero veramente che riesca a dare fondo tutte le sue energie, le sue capacità per far vedere al pubblico qui di Campitello che questa via si può chiudere. Ecco. So the last female climber for tonight. We will see whether she will surprise us or not. Probably there will be a couple of rests in the middle of the way, but we will see. We will just wait and see whether she brings us some surprises, she reaches the top or not. Eccola qui, appena rinviato, adesso sì, anche lei nella sezione, no, più difficile, più da interpretare, abbiamo detto. Sta affrontando veramente bene, molto, molto sicura fino a questo momento, molto rapida. Sarei proprio contento per lei che riuscisse a vincere questa sera, perché è un'atleta molto umile, gira sempre con mamma e papà, la vedo spesso in giro per le competizioni internazionali accompagnata dai genitori. Tante volte si pernotta anche nel furgone del papà, ecco. Dunque sono atleti che si donano veramente tutte a queste specialità, a questo sport, e meritano tutto quello che riescono a raccogliere. Sì, perché come dicevamo anche ieri, è uno sport che richiede un allenamento continuo, un sacco di sacrifici, tempo, forza, dita, pelle soprattutto. Perciò sì, una dedizione totale, veramente. Sì, ce la mettono davvero tutta. È un po' di difficoltà su questa sezione, l'ANAC, mi dispiacerebbe un sacco che buttassi via troppo energia su questa sezione, perché forse è l'unica che ci potrebbe far vedere la parte alta della via. Deve riuscire a scappare via da questa sezione, ma è un po' di difficoltà. Si è dovuto fare un paio di tentativi per trovare, sì, l'incastro giusto. Speriamo che non le sia costato molto. Sì, non ho ben capito adesso come uscirne, soprattutto per andare a prendere quell'ampiglio di spalla dove molti hanno fatto fatica. Sta cercando di vedere qual è la soluzione migliore, però allo stesso tempo non deve perdere troppo tempo, perché 6 minuti, come abbiamo detto, sono veramente pochi, e deve cercare di accelerare. Lei cercherà di puntare, ecco, punta il grosso volume con il piede destro e via. Speriamo ce la faccia a tenere. Forza, forza, Anak, dai. Una forza mostruosa per questa atleta. È costata veramente tanto, sì, questo passaggio anche a lei. Adesso deve andare veramente via rapida, però. Accelerare un po' la sua azione, anche se questo punto, abbiamo detto, ecco, lei va a tronare la presa, la differenza di Gianni Agambia, che aveva tallonato solamente il volume. Vedete come riesce a stare incastrata veramente bene senza nessun tipo di problema. E adesso qua speriamo che riesca, sì, cerca di venirne fuori. Bravissima, dai, forza, Ale, grande, bravissima. Intanto la campionessa europea ufficialmente questa sera, ma speriamo che, dai, riesca ad andare avanti, riesca a farci vedere qualcosa di eccezionale, il top di questa via. Intanto un altro incastro.
grande scalata, veramente, sì. Grande scalata da parte della, della Verove. Riesce a moschettare, ancora tantissimi appigli sopra di lei, tantissimi volumi rossi che noi li vediamo da, da sotto. Riesce ad andare avanti, si sta scalando alla grande, veramente. Lei mi piace veramente tantissimo, perché anche quando sembra difficoltà, poi in pochi secondi riesce a riprendersi, riesce a decontrare, riesce a ritornare lucida e a proseguire veramente con capabilità. Bravissimi. Sì, da adesso in poi vediamo anche nel display. Ci sono una serie di prese un pochino più grandi di quelle che ha appena affrontato, ma che comunque sono sempre degli sbagli, sono prese sì, poco volumi, buone, sì. Sì, che comunque è sempre sullo strapiombo, perciò per quanto buone possano essere, ma... Però sta bene perché la vedo che è proprio solida sugli appigli. Riesce a moschettonare, a perdere i piedi con una certa eleganza, cioè è tutto un movimento controllato, non è un perdere i piedi perché non ne hai più, ma è perché stai controllando la situazione e sta veramente spettacolo grandissimo, sì. C'è il pubblico, sì, sì. Veramente in delirio. In delirio. Aleana. Questo è forse ancora un passaggio tosto per lei perché... Bravissima, e siamo bravissima. Al top, e siamo al top, manca l'ultima presa che è enorme sopra di lei, però deve andare secondo me a fare un grande lancio due mani qui, perché l'unica soluzione che si può fare è un grande lancio due mani, una presa enorme, oh. E non ce la fa. Bravissima, bravissima. Campionessa europea Anna Kverove, meritatissima, veramente uno spettacolo unico questa sera, grande, bravo anche i tracciatori, hanno creato veramente qualcosa di unico, eccezionale, spettacolare, bravissima. Davvero davvero belle entrambe le vie, le possibilità, i passaggi, sì, davvero emozionante. Rivediamo al rallentatore. Questa è la sezione in cui è caduta Eugenia Gambret e Mina Markovic, questo lancio, no, che era un po' il secondo filtro dopo i volumi iniziali di cui avevamo visto, e questa è la parte finale della via. Dispiace che non abbia lanciato con più determinazione all'ultima presa, però era sicuramente un po' stanca e il lancio era veramente grande, lungo. Perché qui l'unica soluzione è quella, devi lanciare o con la mano sinistra perdendo i piedi oppure fare un lancio a due mani che ti permette di appenderti poi alla, all'ultima presa. C'è stato un vero peccato, ma probabilmente sapeva che più su di lì non poteva arrivare, insomma. Sì. Il titolo l'aveva in tasca, vedete, da congratulo con le altre atlete, c'è veramente rispetto e collaborazione come abbiamo detto all'inizio di Telecom. Sì, è stata davvero, lei è stata davvero brava, perché nonostante abbia avuto dei momenti diciamo più difficili dove sembrava essere un pochino in difficoltà, è andata avanti e sempre determinata. Sì, molto determinata ma molto tranquilla, riesce proprio a mantenere la calma, a gestire la situazione nel migliore dei modi, non farsi prendere, ecco, con mamma e papà, dicevo prima, riesce a gestire veramente la situazione in maniera egregia, gli ha permesso di giocarsi questo titolo europeo. Sono contento per lei, veramente. So we're looking at the winner for the female European climbing championship, Anna Kverove from Belgium. She had a stunning performance on the route. She almost reached the top. Seconda Mina Markovic e terza Jessica Pils, per quanto riguarda le donne. Per quanto riguarda gli uomini, primo Romain Grange, secondo Ada Mondra e terzo Jacob Schubert. Il nostro Marcello Bombardi si è classificato in settima posizione, comunque è bravissimo perché è arrivato a questa finale, appunto, mentre la nostra Laura Rogora è arrivata a sesta nella classifica generale femminile. Sì, una prestazione possiamo dire soddisfacente. Molto, per sì. Gli italiani. Ricordiamo anche il quarto posto di Ludovico Fossali nella prima serata, abbiamo commentato quella di ieri nella gara di velocità, e qui andiamo a rivedere un po' di highlights della prova di Romain Grange, che ha veramente lottato come un leone su questa via, perché ripeto, ha fatto un po' di errori, ha perso veramente molte volte i piedi, ecco, una volta è questa, ma poi gli è successo ancora più di una volta. Quando vai a perdere i piedi su questi piccoli appigli sono veramente sezioni che ti danno veramente dei, cioè, ti
fanno perdere moltissima energia, perché sei appeso sulle dita ma vai a perdere più di una, due, tre volte, e pensavo che questo potesse segnare ancora di più la sua prestazione. Invece ha mantenuto la calma, grande resistenza, e qui poi la gioia di aver vinto finalmente questo titolo europeo, ripeto, strameritato per l'atleta francese. Se adesso seguiranno le premiazioni tra breve, quando avranno recuperato tutti e sei gli atleti che saliranno sul podio. Qui l'highlights invece di Arak Berove nella parte iniziale della via, quella dei grandi volumi che abbiamo commentato. E qui è stata brava, perché veramente è stato un attimo che potesse cadere, perché questa sbandierata con la spallata di destra è costata cara a più di un atleta, e poi ha dato spettacolo nella parte alta della via, bellissima, con queste grosse prese, bei movimenti, e anche lei ha meritato nettamente questa vittoria, senza alcun dubbio è stata l'atleta più forte questa sera. Se vediamo queste mosse quasi plastiche a volte che le atlete riescono a fare, devono cercare proprio di essere flessibili, essere elastiche e di allenarsi sia su questo aspetto, sia l'aspetto della resistenza, anche della forza. È uno sport che richiede davvero tante capacità. Sì, veramente un bello spettacolo questa sera a Campitello di Fassa. Sono contento anche per gli organizzatori, per tutto il team della Val di Fassa Climbing, che hanno lavorato tantissimo per questo evento. Ieri sera erano stati un po' più sfortunati con la pioggia che un po' ha rovinato la festa, soprattutto per il pubblico. La manifestazione è stata regolare ed è andata in porto, ma questa sera veramente è stato uno spettacolo unico qui a Campitello di Fassa. Tantissimo pubblico, vie eccezionali, spettacolo da parte degli atleti. Adamondra, che è arrivato secondo, ha comunque dato spettacolo con questo incastro di ginocchio che ci ha fatto vedere che si possono mollare le mani anche sui tratti orizzontali quando si sta arrampicando. Veramente un bellissimo spettacolo, sono contento per loro e spero che questo sia solamente un trampolino di lancio per poi andare ad organizzare altri eventi di questo genere, di questo calibro, perché hanno fatto vedere che lo possono fare. Sì, è stato un evento organizzato davvero bene, tutto è andato per il meglio, la partecipazione del pubblico è stata davvero notevole nonostante le condizioni climatiche di ieri sera, che erano davvero avverse. Sì, proibitive, sì. E di questa sera, che invece fa freschino, ma così ci manteniamo giovani, insomma. Soprattutto io, tu non hai bisogno, io ho più bisogno di te, di mantenermi un po' più giovane. E adesso attendiamo le fasi finali con le premiazioni, stanno allestendo qui nel parterre un po' anche dare lustro agli sponsor che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento, portando il podio nella zona sottostante alla parete, per poi premiare le prime tre donne e i primi tre uomini, e così. Sì, davvero numerosi anche gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, proprio per sottolineare l'importanza che questo sport sta riscuotendo, questo successo che ha e l'importanza che ha soprattutto in queste località, sia di montagna ma proprio in generale in Italia. Sì, veramente è stato eccezionale questo evento, organizzato veramente nel migliore dei modi. Poi avremo un altro evento di questo calibro molto più rodato, perché si fa da moltissimi anni, che è quello del Rock Master di Arco di Trento, che sarà dal 26 al 28 di agosto quest'anno. Lì avremo un po' la Coppa del Mondo Libic, quella che abbiamo visto questa sera, avremo la Speed, anche lì una tappa di Coppa del Mondo, e poi avremo una manifestazione molto particolare, che è quello del duello in versione però difficoltà, che è una gara che si svolge solamente all'Arco di Trento, è stata ideata lì proprio qualche anno fa, e sia un duello tra due arrampicatori, un po' come succede nella Speed, però su una via di difficoltà di livello di 8 più per gli uomini e 7 più per le donne, che riescono ad arrampicare in meno di un minuto, dunque una cosa veramente eccezionale. Ed è un evento che solitamente viene anche trasmesso dalle reti RAI in diretta, e dunque do appuntamento a chi ha seguito questo streaming anche di prepararsi per questo evento, che sarà verso la fine di agosto ad Arco di Trento. Sì, è un'estate ricca di eventi, sia per quanto riguarda l'arrampicata in generale, ma per tutti quanti gli altri sport. Il Trentino è una delle regioni dove lo sport ha un ruolo davvero importante, sia in estate che in inverno.
soprattutto anche qui in valle, tra questi campionati europei di arrampicata, tra le varie gare che ci saranno, la Sky Race, altri eventi che ci sono già stati, è una valle davvero, davvero viva. Sì, sì, molti eventi organizzati proprio per ravvivare l'estate anche a livello turistico della regione. E niente, ecco, vediamo qua i premi che saranno dati agli atleti poi sul podio, insieme che sarà la medaglia delle FSC, che è la federazione internazionale, che è quella che un po' governa tutte le federazioni che fanno parte, le federazioni internazionali che fanno parte appunto del concilio. Quest'anno avremo una novità, quest'anno nel 2020 avremo una novità delle Olimpiadi, quest'anno è diventata ufficiale la cosa che appunto il format sarà quello della combinata, cioè una combinata tra la speed, la lead ed il bouldering. Dunque molti atleti si stanno preparando per questo format di gara e nel 2020 si potrà assegnare la prima medaglia per questo sport, che si è lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, ci sono stati piccoli passi, ho iniziato a gareggiare io nel 1992 e ho gareggiato fino al 2007, e quando ho iniziato io quello che potesse diventare uno sport olimpico era un po' un sogno, era una chimera.